Bene, buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Luca Cadez, sono il presidente di Lega Ambiente Gorizia. Ho avuto appunto il compito di aprire questa prima sessione del convegno Salviamo l'Isonzo. L'Isonzo appunto è un fiume da sempre considerato tra i più belli, tra i più bei corsi d'acqua d'Europa, e in particolare per la particolarità della tinta delle sue acque è stato definito anche il fiume di smeraldo. Di fatto però i progressivi interventi antropici che si sono susseguiti nel corso del tempo ne hanno ovviamente stravolto la bellezza, dighe, traverse, alterazioni morfologiche e quant'altro. Va detto che in questi ultimissimi anni è cresciuta l'attenzione da parte delle istituzioni nei confronti del nostro fiume e del suo bacino idrografico. Sono stati infatti svolti degli interessanti progetti, CAMIS, ASTIS ed altri, che sono andati ad analizzare un po' alcune delle componenti o ad alcuni aspetti legati alla vita del nostro fiume. Ciò nonostante, va ribadito che non sempre sono stati progetti orientati a evidenziare questioni di natura strettamente ambientale o naturalistica. Quello che secondo noi ancora manca oggi effettivamente è un po' una visione generale, una sorta di quadro conoscitivo in grado di inquadrare le tante questioni, che non sono solo quelle della conservazione naturalistica, ma anche quelle ovviamente dell'importante presenza dell'uomo e delle sue attività. Il tutto andrebbe collocato appunto in un'ottica ecosistemica, cioè di visione complessiva del fiume. E non possiamo non notare come sia effettivamente ancora lontana una gestione coordinata o congiunta di tutto il bacino idrografico, che lo ricordiamo è un bacino idrografico internazionale, che ai sensi della direttiva acque, che è una direttiva europea e ha valore quindi di legge sostanzialmente in entrambi gli stati, dovrebbe vedere una gestione coordinata appunto del fiume, che ancora non c'è. Abbiamo quindi una sequenza di problemi storici del fiume. La prima, la più importante ovviamente, e anche la più nota, è quella della gestione delle portate, che sono ovviamente soggette a variazioni continue a seconda di quelli che sono gli utilizzi della diga di Salcano. Nel corso del tempo, ovviamente, almeno da 40 anni che se ne parla, sono state fatte delle proposte di realizzazione di un bacino di rifasamento sul suolo italiano, ovvero un bacino che fosse in grado di regolarizzare le acque rilasciate dalla diga di Salcano, che però appunto è sempre stato osteggiato in particolar modo dal mondo ambientalista, cioè da noi, proprio perché la consideriamo una soluzione fortemente impattante che effettivamente non aiuta a risolvere i problemi del fiume. Abbiamo poi ovviamente anche però delle opere in Italia di captazione a scopo irriguo ed idroelettrico. Abbiamo poi un altro problema, sicuramente minore, che è quello degli scarichi fognari, che forse finalmente è arrivato a un punto di svolta. Nel giro di, credo, alcuni mesi dovrebbe essere in funzione il nuovo depuratore di Nova Gorizia e quindi dovrebbero cessare i rilasci di liquami all'interno del torrente Corno e quindi dell'Isonzo. Contemporaneamente la provincia e l'autorità d'ambito stanno lavorando appunto al depuratore unico provinciale, che tecnicamente entro il 2019-2020 dovrebbe togliere qualsiasi scarico sul nostro fiume. Un altro problema è quello ovviamente delle discariche abusive, abbandono di rifiuti, che sono purtroppo una costante nel nostro territorio. Non sono magari un problema particolarmente grave in termini di quantitativi e tipologie di rifiuti abbandonati, ma perlomeno ci danno un po' il senso, la visione generale di come perlomeno una parte della popolazione senta il proprio territorio e il proprio fiume. Questo nonostante un sistema di raccolta porta a porta, cassonetti, isole ecologiche e quant'altro che sono a disposizione di tutti, della cittadinanza, ma che evidentemente qualcuno si rifiuta ancora oggi nel 2016 di utilizzare. Un altro problema in realtà poco sentito, ma che c'è e esiste, è quello delle frequentazioni motoristiche delle golene. Di fatto il nostro fiume è una sorta di enorme parco giochi, almeno a detta di qualcuno. Moto da cross, 4x4, vi scorazzano liberamente senza che le autorità facciano valere le leggi che già esistono, tra l'altro.
ci sono parti di fiume che sono vincolati da vincolo idrogeologico, c'è poi il demanio idrico regionale in cui vige il divieto di attraversamento con mezzi a motore. I controlli, secondo noi, sono inesistenti perché questa gente continua a fare danni. In particolar modo, oltre al danneggiamento dell'habitat, oltre che della sentieristica, ovviamente sono innanzitutto un forte disturbo per la fauna. Soprattutto in quelle zone, tra cui le golene di Lucinico, Savonia e anche Gradisca, dove la frequentazione motoristica è praticamente giornaliera. Si aggiungono poi quelle che sono le manifestazioni motoristiche autorizzate, dove c'è il timbro della regione, della provincia, dei comuni di turno che autorizzano non poche decine di mezzi, ma anche centinaia di mezzi ad entrare nel fiume. Quindi sì, evidentemente è un tema sul quale va fatto un ragionamento veramente serio. Un altro tema, in realtà molto ampio, in realtà non è un problema, è un tema molto ampio, è quello della gestione del territorio e dell'ambito fluviale, che sono le golene e tutte le aree di pertinenza del fiume. Le golene in particolar modo hanno subito nel corso del tempo delle importanti opere di trasformazione. Pensiamo alla parte finale del fiume, che, dove le golene sono state bonificate a fini agricole negli anni 30. Le golene, anche quelle di Gorizia, per esempio, Gradisca, eccetera, che sono state utilizzate come cave negli anni 60 e 70 e poi in seguito utilizzate come discariche. Di fatto le golene del fiume oggi sono in un forte stato di degrado, di abbandono, di non gestione da parte delle autorità. Infine, ovviamente, il problema di sbarramenti, impianti idroelettrici, opere di captazione, che da un lato oggettivamente hanno concorso e concorrono al benessere collettivo perché producono energia elettrica, perché consentono di irrigare i campi, dall'altro però hanno oggettivamente anche un loro impatto ambientale. Se gli impianti idroelettrici di media taglia realizzati in Slovenia, 40 centraline sui ri minori dell'Isonzo, e a cui si aggiungono le due opere di presa in Italia, fini irrigui e idroelettrici. Non abbiamo però solo i problemi storici, si aggiungono anche le nuove minacce. Il primo, che è il cambiamento climatico, che ricordiamo è di origine antropica, cioè lo stiamo causando noi con le nostre emissioni di gas climalteranti. E che cosa significa? Significa che saremo di fronte a periodi estivi sempre più siccitosi. I quantitativi d'acqua, grosso modo presenti nel corso dell'anno, rimarranno gli stessi, ma saranno distribuiti in maniera differente e quindi avremo periodi siccitosi particolarmente intensi, lo abbiamo già visto anche negli anni passati, e contemporaneamente periodi piovosi particolarmente intensi. Insomma, bisogna fare un ragionamento su questo e su come utilizziamo l'acqua. Non solo, a seguito del nuovo piano energetico nazionale della Repubblica di Slovenia nel 2011, sono state fatte nuove ipotesi per impianti idroelettrici nell'alto corso del fiume. In particolar modo si era parlato di un'ipotesi di riduzione e eliminazione del provvedimento del 76 che tutela quella parte di fiume compresa tra Tolmino e le sorgenti, che è quella assolutamente più integra dal punto di vista ambientale. Tra i diversi impianti idroelettrici ricordo bene la proposta che era stata fatta qualche anno fa, ad esempio per un impianto da 3 milioni di metri cubi, quindi forse nemmeno tanto piccolo, sull'Ucea, che tra l'altro passa anche sul territorio italiano. In Italia, oltre poi appunto al famoso bacino di rifasamento di cui si parla da circa 40 anni, abbiamo anche, e questa è una novità, insomma, negli ultimi 6 mesi sono state presentate ben 5 proposte per la realizzazione di centraline idroelettriche nel comune di Gorizia. Altre 2 erano state presentate un paio di anni fa a Sagrado. Insomma, c'è molto interesse da questo punto di vista. Salviamo l'Isonzo, dunque. Negli ultimi anni, in particolar modo a partire dagli inizi del 2014, in maniera distinta, ma adesso ci stiamo coordinando, si sono iniziate a muovere le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori e non solo. In particolar modo nell'alto corso del fiume Isonzo, si è creata una coalizione di associazioni coordinata dal WWF, di cui fanno parte, tra le altre cose, l'associazione dei pescatori, canoisti, Cipra Slovenia, il Cipra è la Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi,
e altre associazioni che si interessano direttamente del fiume. Contemporaneamente anche in Italia ci si stava già muovendo, in particolar modo Legambiente, l'associazione ambientalista Eugenio Rosman, Ambiente 2000, in seguito si è inserita anche l'associazione Fiumisonzo, e quindi abbiamo iniziato un po' a lavorare insieme. Perché non lavorare insieme? È insieme che possiamo cercare di difendere il nostro fiume, dalle sorgenti alla foce. Quali i nostri scopi, i nostri obiettivi? Innanzitutto quello di aumentare la consapevolezza nei confronti dei cittadini di quelli che sono i valori ambientali del nostro fiume, del nostro meraviglioso fiume, la realizzazione di iniziative pubbliche, tra cui questo convegno, la predisposizione di una petizione per chiedere alle autorità di vietare la realizzazione di nuovi sbarramenti sul fiume, dighe, centraline e quant'altro. La petizione, se avete piacere, la potete firmare al tavolo qui fuori. E abbiamo poi realizzato anche un documento di posizione comune in cui abbiamo fatto una sintesi di quelle che sono le nostre richieste. Sorveglianza circa appunto nuovi futuri progetti, interventi impattanti sul fiume, di cui appunto vi ho accennato poc'anzi, proposte per la riqualificazione ambientale, e ne parleremo in questo caso specificatamente nella seconda sessione di venerdì prossimo, e chiedere ovviamente anche partecipazione e trasparenza alle autorità. In particolar modo trasparenza circa le attività della Commissione Mista per l'Idroeconomia, che è questo organo bilaterale italo-sloveno che è stato riconosciuto formalmente quale autorità di coordinamento per quello che riguarda la direttiva acque. Quindi sarebbe quella l'autorità che dovrebbe garantire il coordinamento della gestione del bacino idrografico sia in Italia che in Slovenia, che secondo noi però non risulta adeguata a questo compito. Questo in estrema sintesi. Quindi nella prima sessione, quella di oggi, parleremo appunto di quelli che sono i problemi storici, un po' se vogliamo, del fiume, e anche di quelle che sono le nuove minacce. Mentre in particolare la prossima settimana, venerdì 27, alla stessa ora, cercheremo di affrontare un po' quelli che potrebbero essere ipotesi, ragionamenti per un futuro più roseo, o anzi, se vogliamo, più smeraldino del fiume. Prima di concludere, io devo ovviamente ringraziare a nome delle nostre associazioni la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. C'è il dottor Bragaglia qua davanti che magari ci vuole portare un saluto da parte della Fondazione. La Fondazione, oltre materialmente a darci la disponibilità della sala, anche ci ha dato un piccolo finanziamento senza il quale questo convegno e altre attività non sarebbero veramente possibili. Quindi grazie di cuore alla Fondazione. Prego, dottor Bragaglia. È un piacere da parte mia, io sono il segretario della Fondazione, portare il saluto, ma anche portare il saluto del nostro Presidente. Ci teneva molto a essere presente, purtroppo ieri è stato colpito da un grave lutto, gli è morta la mamma, e per cui potete capire, no? E ha promesso che sarà sicuramente presente nella seconda parte, il prossimo venerdì. Si scusa e porto anche il suo saluto. La Fondazione sui temi ambientalisti è sempre vicina alle associazioni come Lega Ambiente e le altre associazioni che sono qui presenti al tavolo, e li sostiene anche con interventi. Qua è un piccolo intervento, ma abbiamo fatto cose anche più importanti, abbiamo cercato anche di intervenire sull'Isonzo, ma è un impegno finanziario che occorre sia sostenuto da enti più grossi, no? Da soli non possiamo pensare di ripulire o rendere praticabile, ma noi crediamo fermamente che questo slogan "Salviamo l'Isonzo", possiamo farlo anche nostro. E l'Isonzo, oltre a essere una risorsa ambientale grossissima per la nostra città, ma anche per Nuova Gorizia e per tutti coloro che vivono lungo il fiume, è anche una grossa risorsa turistica. Qui non l'ho sentito richiamare, ma forse è la seconda parte. In effetti è un tema un po' sottovalutato. Ma invece in altre città rappresenta una fonte, che non vuol dire consentire ai fuoristrada di scorazzare, ma vuol dire farne invece passeggiate, farne un luogo, no, di ritrovo. La Fondazione ha fatto un grosso investimento in questo settore, l'ha fatto relativamente a una struttura che è vicina a Isonzo. Lo scorso anno noi abbiamo valorizzato e reso disponibile alla città di Gorizia, ma non solo, il giardino Viatori. Abbiamo ricevuto in eredità
dal professor Viatori, questo bellissimo giardino, questa bellissima struttura, veramente è un fiore all'occhiello non solo per la città ma per la regione, ed è situato proprio vicino all'Isonzo, quindi valorizzando anche il giardino e rendendolo fruibile in maniera continuativa alla città, alla regione, e è un modo anche per valorizzare la struttura vicina. Ci terremo molto anzi a rendere e a fare qualcosa che possa associarsi all'Isonzo, al fiume e al giardino. Quindi veramente con questi auspici io faccio i migliori auguri al Presidente Cadet e agli altri organizzatori, ecco, che da questo convegno esca non solo un problema così di difesa per la difesa, no? Ma veramente un impegno a rendere il fiume anche una ricchezza sotto il profilo anche turistico per la città, perché ne abbiamo bisogno. Veramente è una delle poche carte che Gorizia ancora può giocarsi nel campo culturale, ma anche nel campo della cultura ambientale come è il fiume. Quindi grazie a tutti i presenti che sono intervenuti e buon convegno. Grazie. Bene, allora direi di passare al primo intervento. Parleremo in particolar modo di un tema molto interessante, affascinante. Si parla sempre di più di servizi ecosistemici, cioè di benefici che noi traiamo dall'ambiente, spesso anche senza rendercene conto. Ce ne parla il professor Alfredo Altobelli, ricercatore in ecologia dell'Università degli Studi di Trieste. Passo direttamente il posto. Buongiorno a tutti voi e grazie agli organizzatori per l'invito. Dunque, io mi occupo di ecologia e il mio intervento è molto a carattere teorico sul fiume Isonzo. In questo momento mi sto occupando delle problematiche del lago di Doberdò, dove invece il nostro intervento è post-teorico, quindi cerchiamo in qualche modo di affrontare i problemi per risolvere la situazione piuttosto complicata del lago di Doberdò. No, non farò altrettanto sull'Isonzo, ma questo non significa che dal punto della mia ricerca non mi sto occupando dell'Isonzo, e cercherò in qualche modo di fare un po' di chiarezza su alcuni concetti che sono già stati citati e che diciamo vi faranno capire qual è il nostro punto di vista, il punto di vista dell'ecologo, dell'ecologia, e come a nostro avviso va affrontata un'analisi che riguarda sì il fiume Isonzo, ma che è imprescindibile da tutto il resto, dal contesto in cui si trova il fiume Isonzo. Spesso noi siamo abituati a separare il contesto fluviale dal contesto territoriale, invece c'è un'interconnessione molto forte. Alcuni concetti, come vi dicevo, teorici che vi fanno un po' capire qual è, diciamo, la scuola di pensiero che sta dietro all'ecologia del paesaggio. Noi crediamo che, diciamo, operiamo proprio da questo punto di partenza. Pensiamo che il paesaggio non sia soltanto un supporto fisico o vada considerato per gli aspetti estetici, vedutistici che hanno ispirato poeti e pittori, ma il paesaggio noi lo consideriamo proprio come un livello di organizzazione biologica, al pari di un essere vivente. Questa è la scuola di Ingegnoli, e questo, diciamo, non significa analizzare la parte, diciamo, non antropica separatamente dall'uomo. Il fatto di riconoscere che si tratta di un livello specifico di organizzazione biologica
non significa assolutamente eliminare l'uomo, ma il tutto nasce dall'integrazione tra le attività naturali e le attività antropiche. Anzi, diciamo che l'uomo è fondamentale, il ruolo dell'uomo nel contesto della natura. Abbiamo parecchi esempi, una portata di mano: la landa carsica è, diciamo, un ambiente ricco di biodiversità, l'abbandono ha fatto sì che ci sia un crollo della biodiversità, la landa carsica era tenuta in vita dall'uomo. Quindi non abbiamo una visione che va a separare, ma parliamo spesso di coevoluzione. E la stessa cosa, gli stessi principi vanno applicati al fiume, ma come vedremo non solo al fiume. Quindi teoricamente noi consideriamo il paesaggio come un insieme di ecosistemi, ma non sarà compito di questa mia presentazione approfondire il discorso, però questo è l'approccio, cioè considerarlo come un essere vivente al pari, con tutte le eccezioni che vanno fatte, al pari di un essere vivente, e ritorna molto utile ragionare in termini di ecosistemi, perché parleremo dei servizi che vengono forniti dall'ecosistema fluviale e quelli che dovrebbero essere i servizi che dovrebbero essere offerti dal sistema territoriale connesso per salvaguardare la qualità del fiume. Bene, questo è un esempio che, diciamo, il mio intervento è molto didattico, un esempio che riporto agli studenti, sempre tratto da Ingegnoli, che mostra, diciamo, voi sapete che anche nel paesaggio ci sono delle proprietà che emergono solo quando si parla di paesaggio. Questo è un esempio per mostrare, diciamo, come una diversa distribuzione sia, diciamo, dell'uso del suolo, ma la presenza di siepi, di boschi, di quinte arboree, una diversa disposizione nel paesaggio fa sì che alcune proprietà non emergano nel paesaggio, al pari di quello che succede anche per l'essere umano. Cioè, in alcune parti, come in questa del cervelletto, una malattia viene causata per il semplice fatto che c'è una disposizione diversa delle cellule componenti. Allo stesso modo succede nel paesaggio. Cioè, il paesaggio, diciamo, esprime delle proprietà che sono delle proprietà che emergono, delle nuove proprietà che emergono proprio da come sono le sue cellule che lo compongono. Bene, diciamo che è difficile trovare una scala di lavoro quando si parla dell'isonzo, perché, come vi dicevo, le interrelazioni che ci sono tra il fiume e il territorio sono tantissime e non sappiamo neanche delimitare un confine preciso, e poi lo capirete perché. Perché l'influenza del fiume non finisce nemmeno a livello del suo bacino, ma va oltre, e poi vi mostrerò. Ecco, questa è una rappresentazione, diciamo, di quello che è il bacino idrografico e la rete idrografica del bacino dell'Isonzo, visto che poi il collega sloveno ne presenterà una migliore, ma questo per dirvi: guardate quanto grande è il bacino dell'Isonzo e guardate quanti affluenti ci sono nel bacino dell'Isonzo. Cioè, un evento all'interno di questo territorio può influenzare il fiume Isonzo. Quindi a che scala ragioniamo? Andiamo a vedere quello che succede lungo le sponde, ci allontaniamo, quanto ci allontaniamo? Bisognerebbe lavorare a livello di bacino, di tutto il bacino, il che è una cosa molto complicata. Ma comunque voi capite che parlare di Isonzo, questo è il primo passo che vi richiamo, non significa solo parlare del corso dell'Isonzo. Significa parlare di tutti questi affluenti e ragionare poi sugli effetti che hanno questi affluenti sul fiume. Classico, diciamo, quello proveniente dalle vecchie miniere di Idria, no? Quindi se uno si ferma al corso dell'Isonzo non capirà mai perché trova del mercurio a Barbana. E siamo fuori dal bacino, perché Barbana è fuori dal bacino. Bene, allora torna utile oggi parlare molto di funzioni ecosistemiche e di servizi ecosistemici. Che cosa sono? Sostanzialmente le funzioni ecosistemiche sono, diciamo, la capacità da parte di quella che è la struttura dell'ecosistema e dei suoi processi di fornire bene e servizi al pianeta. Cioè, noi quello che vediamo, diciamo,
concetto astratto, quello dell'ecosistema, comunque che fa capire che c'è tutta una unione tra biotico e abiotico, ci sono dei processi, questi processi assieme alle componenti di questo del sistema forniscono beni e servizi al pianeta. Quando questi beni e servizi sono di utilità per l'essere umano, allora in questo caso si parla di servizio ecosistemico. E questo è un punto importante, perché adesso lo capirete, perché adesso io vi mostro degli esempi che riguardano l'ecosistema fluviale analizzato dal punto di vista dei servizi ecosistemici. Allora, logicamente, il discorso primario è il discorso relativo all'acqua. Ma come vedremo, parlare di acqua non significa unicamente parlare di centrali idroelettriche, parlare di acqua per l'irrigazione. Il fiume svolge tantissime altre funzioni che purtroppo non rientrano nella contabilità ambientale e quindi vengono trascurate. Allora vedete ad esempio le funzioni di regolazione, questo diciamo è uno standard per inquadrare quelli che sono i servizi ecosistemici in genere, io vi ho portato alcuni relativi al fiume, quindi le funzioni di regolazione, mantenimento dei processi ecologici, dei sistemi di supporto alla vita, che cosa fanno? Fanno sì che in un certo qual modo si formino gli acquiferi, fanno sì che l'acqua da utilizzare, ed ecco il servizio ecosistemico, serva al consumo umano, agli usi irrigui, all'uso industriale e via di seguito. Ma poi ci sono delle funzioni di supporto alla vita che sono molto importanti del fiume. La collega Pizzul poi se ne occuperà, che magari noi trascuriamo, no? Ma rappresenta degli habitat per una comunità biotica che è estremamente importante. Quindi quello è un servizio che in qualche modo va considerato. Purtroppo non rientra nei calcoli come rientra quello facile di capire quanta energia può essere prodotta. Ma questo è un altro servizio che dobbiamo tener conto. Se poi andiamo avanti, ecco, allora noi arriviamo a uno dei servizi ecosistemici, che sono le funzioni produttive. Le funzioni produttive, allora in questo caso parliamo di energia idroelettrica. Ma dobbiamo tener conto che un'altra funzione produttiva rappresentata dal fiume sono sempre le stesse condizioni biotiche che, se hanno un habitat diversificato, si sviluppano diciamo in maniera qualitativa e quantitativa buona, e quindi diciamo dobbiamo parlare anche di produzione delle comunità ittiche. E poi abbiamo quello che ha accennato prima il rappresentante della fondazione, che giustamente non va dimenticato, sono altre funzioni che svolge il fiume che sono non meno importanti di quello che vi ho detto prima, una funzione ricreativa, turistica, sportiva, se pensiamo alla parte alta dell'Isonzo, culturale, ma anche, diciamo, è importante l'informazione che ci dà il fiume Isonzo, perché ci permette di ragionare, di scoprire, di lavorare a livello scientifico. Quindi un pacchetto di servizi che purtroppo di solito finiscono per ridursi a due, che è quello sempre dell'irrigazione. Adesso, se voi vedete, se dal fiume passiamo rapidissimamente a quello che è il contorno interconnesso di tutto il territorio, anche qua si potrebbe ragionare e ritorna utile ragionare con il concetto dei servizi ecosistemici per vedere quali sono i servizi ecosistemici che il territorio deve dare al fiume affinché il fiume mantenga la sua qualità. Passaggio fondamentale, perché come abbiamo visto prima c'è un'interconnessione incredibile tra il territorio e il fiume. Bene, allora anche qua vi faccio un elenco. È chiaro che l'uso e la copertura del suolo sono importantissimi per il fiume, sia per il dilavamento delle sostanze, sia anche per regolare la portata. Le coperture vegetali e le radici della vegetazione giocano un ruolo importante nell'erosione, quindi se diciamo questi servizi ecosistemici sono presenti nel territorio, aiutano il fiume, ma aiutano anche noi direttamente, perché abbiamo un controllo dell'erosione e un mantenimento delle terre arabili, quindi c'è sempre un utile anche per l'uomo. La regolazione dei nutrienti è fondamentale, perché un territorio diciamo ridotto a un deserto in cui non ci sono dei boschetti, non ci sono delle quinte arboree, non ci sono le scoline e via di seguito, fa sì che questi nutrienti arrivino direttamente al fiume e che quindi in ultima analisi
andiamo ad alterare la qualità del fiume, ma andiamo a alterare anche lo stato di salute umana alla fine. Perché noi non facciamo i conti su questi servizi pensando che siano superflui o di secondaria importanza, ma non lo sono più per la salute umana. Quindi il fatto di insistere su questo discorso della qualità, ragionare in quest'ottica qua, alla fine è una cosa che deve tornarci utile perché riguarda proprio la salute umana. Guardate che il tema dell'acqua potabile è un tema ancora più pesante dei cambiamenti climatici, quello dell'acqua potabile, perché noi siamo sempre questo concetto serbatoi enormi, non è vero. L'acqua potabile è già adesso un problema, se ragioniamo a livello planetario, e sarà sempre di più un problema maggiore l'acqua potabile buona per l'essere umano. Bene, adesso vado avanti, quindi è importante il ruolo di biodegradazione che offre un terreno sano, con sostanza organica, con una componente biotica molto ricca. Tutto un sistema che alla fine va a difendere e a migliorare la qualità del fiume. Potrei parlarvi anche delle funzioni di supporto degli habitat, ma mi sembra superfluo. Logico che tutta la fascia di territorio limitrofa al fiume ha queste funzioni, disponibilità di risorse naturali e ancora funzioni informative e culturali rappresentate da un paesaggio piacevole e sano dal punto di vista ecologico. Bene, il corso del fiume Isonzo lo conoscete, chiaramente è un fiume cambia notevolmente, perché dalla sorgente, già guardando semplicemente il modello delle elevazioni, questo diciamo adesso stiamo un po' entrando a quello che è il mio settore, quello che spiego all'università, e poi vi porterò i risultati, non tanto i risultati, ma quello che stanno facendo due corsi che si stanno proprio occupando dell'Isonzo, e quindi per farvi capire come da parte nostra ci sia un notevole impegno a trasferire, diciamo, quelle che sono queste idee in primo luogo agli studenti. Quindi cambia notevolmente, perché chiunque si accorge, no, da questa situazione particolare, poi andiamo in una fascia, diciamo, una parte centrale dove ci sono anche cominciano delle problematiche. Io non vi tratterò in questo, mi sono occupato delle varie dighe che sono un grossissimo problema, ma la professoressa Pizzul poi penso che toccherà questo discorso qua, quindi diciamo rimango superficialmente, ma dal punto di vista del paesaggio, il paesaggio cambia notevolmente. Ecco, guardate qui, abbiamo concluso lo scorso anno il progetto GEP che si occupava, diciamo, del rischio di inquinamento delle falde, e questo passaggio che vi faccio vi fa capire che anche ragionando a livello di bacino, e avete visto che il bacino è enorme, non riusciamo a limitare il discorso sull'Isonzo, perché nel suo corso, quando arriva a Gradisca, diciamo a Sdraussina, in quella zona, l'Isonzo perde 15-20 metri cubi al secondo di acqua, quindi un circa un 20% che va ad alimentare tutto il lago di Doberdò, va a alimentare le Mucille, Pietrarossa e via di seguito. Quindi l'effetto del fiume Isonzo non lo possiamo nemmeno limitare al bacino, perché il bacino non comprenderebbe quella zona. Ma non è finito, perché gran parte dell'acqua noi la preleviamo dalla zona di Saint-Pierre di Isonzo. Quest'acqua viene portata all'acquedotto Randaccio e poi finisce a Trieste, quindi di Isonzo, bene o male, dell'influenza dell'Isonzo, lo sentono anche gli abitanti di Trieste, che guarda caso sono lontani dal bacino. Bene, quindi 350.000 abitanti, questa è la stima di un collega sloveno. Capite? Il problema è, ma dove devo portare i confini per parlare dell'Isonzo? Approccio metodologico. La direttiva, la 2060, parla, essendo il fiume superiore ai 100 km, di 100 metri per analizzare lo stato delle sponde. È poco, comunque poi vedrete alcuni risultati. Meglio ragionare come corridoio fluviale, cioè premesso che magari una ricerca a livello di bacino non riesco a farla, perché veramente è una ricerca estremamente profonda, devo trovare, diciamo, una fascia rappresentativa su cui almeno lavorarci, ragionare sull'Isonzo. Allora la fascia perifluviale va bene, perché la direttiva ce lo richiede. Il corridoio fluviale è una cosa più realistica,
perché diciamo è una fascia che tiene conto dello spartiacque dei vari sottobacini. Quindi non ragiono a livello di bacino, ma mi sono allargato. Bene, allora guardate, questa è l'elaborazione che ha fatto il corso della laurea magistrale in ecologia dei cambiamenti globali a Trieste, e questo, diciamo, vi porto alcuni esempi in cui, diciamo, sulla fascia dei 100 metri viene incrociata la mappa, la Corinne Landcover, questa è ancora del 2006, ne esiste una del 2012, si crea quello che tecnicamente viene chiamato un buffer, e in questo modo voi avete una visione di quello che è, diciamo, l'uso del suolo vicino al fiume. Allora voi vedete che c'è una zona interessata, diciamo, da zone umide, siamo alla foce dell'Isonzo, c'è una zona sopra in alto che vedete un po' verdolina con la presenza di una vegetazione seminaturale naturale, poi c'è una fascia, diciamo, in cui evidentemente l'agricoltura arriva vicinissima al fiume. Quindi, diciamo, questo è uno strumento che viene spiegato agli strumenti e che viene spiegato agli studenti, e che praticamente dà già una buona idea dello stato, ma dello stato lungo le sponde. Ecco, se noi ci spostiamo le cose cambiano, però ci sono anche delle sorprese piacevoli, perché da Salcano in poi abbiamo una fascia di vegetazione, una stretta fascia di vegetazione riparia, non solo con salici ma anche ontani, quindi diciamo piuttosto interessante e buona dal punto di vista ecologico, e quindi avete una prima visione delle criticità che ci possono essere a livello di territorio lungo il corso. Poi saliamo e, come ha detto giustamente il dottor Luca Cadez, le cose cambiano, perché lì diventa molto verde, no? Il tutto, c'è una fascia, vedete, a rossa a Caporetto, dove il fiume si avvicina tantissimo alla zona agricola, ma poi diventa estremamente verde. Bene, noi possiamo fare tutto questo ragionamento a livello dei comuni, come vi dicevo è molto didattica la cosa, no? Allora si formano dei gruppi di comuni che sono simili per l'uso del suolo, e questa, diciamo, è una buona visione di insieme, perché se voi vedete non si raggruppano casualmente i comuni, ma li vedete rappresentanti da questa mappa. Quindi, diciamo, c'è un gruppo che era rappresentato, un gruppo a sé proprio tra Tolmino e Caporetto. Poi, diciamo, c'è una zona, la zona alta della Val Trenta, che assomiglia tantissimo alla... Abbiamo Bovez e Canal, che praticamente appartengono allo stesso gruppo. E poi, diciamo, abbiamo tutta una fascia che riguarda la zona transfrontaliera, e questo, diciamo, è anche interessante, ma abbastanza scontato. E poi, diciamo, si ragiona un po' diversamente quando si arriva verso la foce. Quindi questo per dirvi, questo è un modo di analizzare il sistema Isonzo, però fermandoci lungo le sponde. Bene, invece con l'altro gruppo di architettura qui di Gorizia, sempre l'Università di Trieste, abbiamo impostato lo studio in maniera diversa, perché abbiamo detto il fiume, le sponde, i 100 metri sono poca cosa. Cosa facciamo? Tutto il bacino? Impossibile, perché è durissima, perché bisogna cominciare, per dire, da Idria, a ragionare su Idria per arrivare poi appena all'Isonzo, quindi un'area estremamente vasta. Invece abbiamo detto, ragioniamo in termini di quelli che sono i sottobacini che interessano direttamente il fiume Isonzo, quindi lungo il corso dell'Isonzo. Ecco, voi vedete qua un'immagine recente, anche questa, lasciate perdere le bande nere che sono un disturbo del sensore, questo, ma questi che vedete in rosso sono i bacini che interessano l'Isonzo. Allora praticamente stiamo facendo, perché il lavoro è in corso, la stessa analisi che abbiamo visto prima di uso del suolo, però all'interno di ciascun sottobacino, o magari, come in questo caso che vediamo nei pressi di Bovec, raggrupperemo alcuni sottobacini e poi faremo un'analisi di quello che è l'uso del suolo. Perché? Perché questo? Perché i servizi ecosistemici che vengono prodotti da quel sottobacino sono estremamente importanti per il fiume Isonzo, affinché il fiume Isonzo offra una serie di servizi ecosistemici che altrimenti non ci sarebbero se il territorio non è un territorio con una certa qualità. Se poi scendiamo, ecco, voi vedete, questo è l'incrocio
un primo risultato che hanno prodotto. Quelli in verde rappresentano tutti i poligoni di naturalità o seminaturalità, il giallo che ne esce è la zone agricole che vengono coltivate, mentre si vedono pochissimo i centri abitati perché ce ne sono pochi, che ha un colore tipo grigio, e questo diciamo è un approccio anche nuovo, interessante per analizzare il territorio. Se poi scendiamo, ecco, stiamo scendendo, quindi in questa zona cambia, diciamo, ecco, l'uso del suolo comincia ad aumentare l'agricolo, e poi qui in questa zona vedete l'urbanizzato come sale per arrivare alla fine, diciamo, il bacino qui si chiude, quindi qui bisognerà ragionare in altri termini, probabilmente ragioneremo rispetto alla linea delle risorgive, perché il bacino idrografico qui deve chiudersi, visto che siamo nella pianura, e quindi ci taglierebbe fuori tutta la zona della foce che invece va considerata. Però anche qua le cose invece cambiano, l'agricoltura, centri urbani sono molto più frequenti rispetto a quelli che avevamo analizzato precedentemente. È una fotografia, diciamo, che non dice nulla di nuovo, ma che conferma dal punto di vista scientifico alcune cose che si sanno andando in macchina o passeggiando, facendo delle escursioni lungo l'Isonzo. Bene, questo io non ve l'ho portato, questi sono i risultati del progetto GEP, che sono risultati, diciamo, molto diversi da quelli che vi ho fatto adesso che riguardavano il paesaggio. Nel progetto GEP noi abbiamo ragionato in termini sia di protezione della fascia, con la presenza della fascia riparia lungo l'Isonzo, ma sia molto in termini di vulnerabilità del territorio, perché come vi dicevo nella zona di San Pier viene prelevata una grande quantità d'acqua, quindi questo era l'obiettivo di individuare la vulnerabilità, quindi siamo passati a un'altra scala per poi fare operare delle decisioni sul territorio in modo tale che sia ridotto l'inquinamento, ma soprattutto, diciamo, in prossimità di dove ci sono i prelievi. E sembra una cosa scontata, ma credetemi, non lo è per niente. Ecco, qui vi mostra alcuni esempi, perché alla fine, diciamo, questo strumento deve proporre un qualcosa che sia realistico, che non vuole, diciamo, allontanare l'uso agricolo, ma vedete che ad esempio il fiume passa sì all'interno di una zona urbana, ma le interruzioni di verde naturali o seminaturali alle volte, diciamo, sono ingiustificate, perché in questa fascia poteva mantenersi tranquillamente la fascia, diciamo, naturale, e quindi questo diventava un corridoio. Invece questo è un corridoio interrotto, e non credo che un'operazione del genere penalizzi in modo pesante l'agricoltura. È chiaro che non si può richiedere solo i sacrifici all'agricoltura, ma che le autorità devono in qualche modo intervenire. Però, ecco, come vedete, sono degli accorgimenti che non vanno a stravolgere l'economia della zona. Questa è addirittura, ho ripescato una vecchia tesi della Butignon che aveva pubblicato, mi sembra si chiamava Isonzo senza confini, non so cosa del genere, in cui, diciamo, c'è la zona della foce dell'Isonzo con un'agricoltura che arriva vicinissima al fiume Isonzo, e lì si potrebbe proporre un intervento che è un intervento di questo genere, una riqualificazione almeno dentro gli argini, e questo già comporterebbe dei nuovi servizi ecosistemici. Mi riferisco anche, diciamo, a tutta la fauna, ma al stesso paesaggio, perché se noi concepiamo e puntiamo tantissimo alle piste ciclabili, la gente va sulle piste ciclabili dove trova un paesaggio di qualità. Quindi, ecco, questo. Ma finché l'agricoltura deve agire separatamente per conto proprio e, diciamo, le amministrazioni non intervengono, invece ci vorrebbe proprio un lavoro assieme per incentivare il valore dei servizi ecosistemici. Bene, le conclusioni sono queste, che rimangono un sogno, perché in realtà dei servizi ecosistemici si parla tantissimo, ma è fondamentale che questi servizi ecosistemici vengano presi in considerazione degli amministratori e che si possa, diciamo, costruire un nuovo modello
in cui questi servizi di cui si parla tantissimo vengano contabilizzati sul territorio quando si fanno alcune considerazioni che devono andare al di là del, del banale concetto fiume, acqua, acqua centrali, acqua, irrigazione. Grazie. Bene, ringraziamo il dottor Altobelli, un ragionamento in realtà molto interessante appunto, quello sui servizi ecosistemici, anche perché abbiamo visto che poi ci sono strumenti, come dire, operativi per capire dove si dovrebbe intervenire, come si può intervenire per migliorare questi servizi e la qualità ambientale complessiva di un corso d'acqua. Rimaniamo sempre appunto sul tema acque, in questo caso appunto abbiamo un intervento relativamente a quello che è lo stato ecologico delle acque del nostro fiume, con particolare riferimento alle comunità ittiche. Ce ne parla la dottoressa Elisabetta Pizzul, sempre dell'Università degli Studi di Trieste. Grazie. Buonasera, io nella mia comunicazione prenderò per come spunto una presentazione che recentemente ho fatto proprio a Begliano riguardante il fiume Isonzo, e dove appunto ero stata invitata dal dottor Barlarini. E, sì, nel frattempo infatti da settembre ad oggi purtroppo o per fortuna la qualità delle acque di questo fiume non è cambiata, e cercherò però di parlarvi un po' più approfonditamente di una problematica che riguarda questo fiume, che è quella legata appunto alle variazioni di portata in relazione alle captazioni prevalentemente condotte per produzione appunto energetica. Beh, nella prima slide io presentavo, ma il mio collega Alfredo vi ha già documentato in merito, presentavo un po' quello che è l'andamento di questo corso d'acqua, al quale peraltro io sono affezionata un po' perché sono goriziana, oltre al fatto che appunto io mi occupo nello specifico di ecosistemi acquatici dulceacquicoli, per cui l'Isonzo per me è sempre stato il fiume di riferimento e lo trovo estremamente bello, affascinante. Io lo riporto perché è importante quando si parla di un corso d'acqua, anche collegandomi a tutto quello che ha appena detto Alfredo, è importante studiarne il suo percorso, no? Proprio perché un corso d'acqua da monte verso valle cambia completamente. Io quando parlo dei corsi d'acqua ai miei studenti dico sempre che il corso d'acqua deve essere considerato un po' come un mosaico composto da piccolissimi pezzi molto diversi tra di loro, i quali però sono indispensabili l'un l'altro. Così il fiume è un susseguirsi, diciamo, di ambienti molto diversi tra di loro da monte verso valle. Però se noi ci mettiamo sulla sponda di un fiume, guardiamo così questo ambiente, ci rendiamo conto che in realtà questo ambiente cambia anche guardandolo da una sponda all'altra, no? E il principale fattore che fa cambiare praticamente faccia a questo ambiente è chiaramente la velocità. Tant'è che quando noi parliamo di acque interne, noi facciamo una grossa distinzione in quelli che sono gli ambienti lentici, con lento idrodinamismo, anche se comunque è presente, e ambienti invece lotici, in cui l'idrodinamismo è molto forte. La velocità, la portata, ma soprattutto la velocità, è nel fiume il principale fattore che seleziona gli organismi. Cioè gli organismi in un fiume vengono selezionati sulla base della loro capacità a resistere alla forza della corrente. Quindi chiaramente cambiando la velocità in relazione a un cambio di pendenza da monte a valle, gli ecosistemi che noi troviamo lungo un corso d'acqua
e lungo anche l'Isonzo sono estremamente diversi. Ci troviamo appunto in un ambiente il quale, tra l'altro, anche per motivi del tutto naturali, presenta degli apporti e chiaramente delle perdite. Per quanto riguarda il fiume Isonzo, abbiamo infatti che a nord, diciamo, di Gorizia, dalle sorgenti, questo corso d'acqua scorre appunto incassato in una valle montana in cui, nella quale, diciamo, subisce chiaramente delle perdite, ma anche delle rialimentazioni. A sud di Gorizia inizia il suo percorso su diciamo un substrato che è fortemente permeabile e quindi subisce, al di là di quelle che sono appunto le utilizzazioni di questo corso d'acqua per fini, come abbiamo detto, di produzione energetica o diciamo legati a finalità irrigue, ad eccezione di queste, subisce appunto, come ricordato dal mio collega, delle perdite che si stimano intorno ai 20 metri cubi al secondo, ma che arrivano anche a 30 e superiori ad esse. Ha anche un affluente molto importante, che è il Vipaco, e quando noi tracciamo, diciamo, il percorso di un corso d'acqua da monte a valle, guardiamo non soltanto, diciamo, la pendenza del territorio sul quale scorre, che condiziona quindi chiaramente il suo dinamismo, ma guardiamo appunto, forse in questo mi collego alla comunicazione precedente, guardiamo anche tutto il territorio circostante, proprio perché un corso d'acqua non può e non deve essere considerato semplicemente un po' in una visione ingegneristica. Poi, tra l'altro, ho visto che il 27 c'è il presidente del CIRF, no? Il CIRF è un'associazione di cui peraltro io sono socia, che si occupa di riqualificazione fluviale, alla quale hanno aderito peraltro molti ingegneri idraulici pentiti. Pentiti di cosa? Pentiti in realtà di aver purtroppo forse sottovalutata la natura dei corpi idrici, no? Cioè semplicemente dei nastri d'acqua che trasportano questa risorsa, seppur preziosa, da monte a valle. I corsi d'acqua sono ben più di questo, no? E quindi è fondamentale anche, quando si parla di corso d'acqua, contestualizzarlo nel territorio, perché c'è un continuo scambio del fiume tra il fiume e il territorio stesso, no? Ci sono diciamo sostanze in ingresso, energia in ingresso, e c'è energia in uscita anche, no? Le più grandi civiltà sono sorte vicino ai fiumi, perché erano dei territori estremamente ricchi, no? Le stesse esondazioni dei corsi d'acqua arricchivano il terreno, lo rendevano fertile per l'agricoltura, no? Quindi uno scambio fondamentale. E qui l'Isonzo scorre, per fortuna, in un territorio che, da un punto di vista naturalistico, ha indubbiamente delle particolarità interessanti. Beh, per quanto riguarda la parte slovena, abbiamo tutto il Parco Nazionale del Triglav e poi abbiamo tutta una serie di siti Natura 2000, anche per quanto riguarda poi il tratto più a valle, fino ad arrivare, e infatti qui vedo diversi miei colleghi che lavorano proprio in quest'area, fino ad arrivare poi alla riserva naturale dell'Isola della Cona, che è un'area fondamentale in cui il fiume viene appunto ad incontrare il mare, quindi il punto di incontro tra queste acque dolci e le acque marine. Qualità delle acque. Io innanzitutto faccio riferimento a quello che è il lavoro, il grande lavoro che stanno conducendo su scala nazionale le diverse agenzie per la protezione dell'ambiente, cioè le ARPA,
le quali stanno sostanzialmente realizzando le indicazioni riportate in una direttiva molto importante per quanto riguarda non soltanto le acque dolciacquicole, ma anche le acque di transizione, che è appunto la direttiva acque, la direttiva 2060 CE, una direttiva quindi piuttosto datata, ma in realtà tutt'altro, perché da noi è ancora in piena fase di realizzazione, diciamo non conclusione, proprio di realizzazione delle prime fasi. Quindi per rispondere a questa direttiva le ARPA stanno sostanzialmente conducendo a carico di tutti i reticoli idrografici delle analisi volte a determinare lo stato delle acque. Un'innovazione, diciamo, che ha portato questa direttiva, molto importante soprattutto per noi biologi, e l'importanza che questa direttiva dà all'uso di alcuni organismi che vedete qui nella fotografia, cioè lo stato delle acque secondo indicative europee viene valutato primariamente sulla base dello stato di alcune comunità, sia vegetali che animali. Chiaramente non delle comunità qualsiasi, ma comunità di bioindicatori, cioè costituite da organismi i quali siano in grado di permettere, sulla base della definizione della loro composizione delle comunità, lo stato dell'ambiente, cioè sostanzialmente delle specie sensibili all'inquinamento. Per cui, analizzando la comunità di questi organismi, sulla base della presenza o assenza di alcune specie, diciamo, sensibili, noi possiamo arrivare a determinare lo stato ecologico di questo corso d'acqua. Queste comunità sono appunto le macrofite acquatiche, sostanzialmente gli organismi vegetali che vivono nel fiume, sono alcune alghe, come vedete, microscopiche, cioè le diatomee bentoniche, che sono caratterizzate da questi, come dire, gusci, frustuli, silicei, che viste al microscopio danno a loro questa forma appunto estremamente bella. Sono i macroinvertebrati bentonici, cioè larve di insetti, sanguisughe, crostacei, cioè invertebrati dalle dimensioni inferiori al centimetro. E poi abbiamo appunto i pesci, di cui appunto io mi occupo e per i quali il mio dipartimento ha appunto appoggiato l'ARPA facendo appunto formazione ai tecnici. Chiaramente perché analizzare tutto questo lavoro? Perché analizzare tutte queste comunità? Perché ciascuna di queste comunità in realtà è più sensibile a determinati effetti di inquinamento. Che ne so, le macrofite acquatiche, i vegetali sono particolarmente sensibili all'inquinamento di natura organica, per cui a valle di un depuratore ci danno delle indicazioni sullo stato di qualità più attendibile rispetto ad altri organismi. I macroinvertebrati e anche le diatomee sono particolarmente sensibili alle modificazioni che l'alveo fluviale subisce, ad esempio cementificazioni, taglio della vegetazione, cementificazioni appunto anche parziali, e i pesci risentono particolarmente degli effetti delle variazioni della portata, come dirò in seguito. Tutti questi indicatori ci danno un giudizio dello stato di qualità e il giudizio passa attraverso 5 valori, diciamo. Abbiamo un giudizio, il giudizio migliore, quindi potremmo definirlo prossimo a una condizione naturale, che è quello elevato. Poi scendendo abbiamo un giudizio buono, un giudizio sufficiente, quindi scarso e cattivo, che proprio vuol dire che siamo in una situazione profondamente alterata.
Può quindi capitare che in una medesima stazione le macrofitte ci diano un giudizio cattivo, i pesci ci diano un giudizio sufficiente e i macroinvertebrati ci diano addirittura, faccio un'ipotesi ovviamente, un giudizio buono. A questo punto qual è lo stato ecologico di quel corso d'acqua? Si prende a riferimento il giudizio peggiore, quindi praticamente il giudizio in questo caso, nel caso che vi ho presentato, delle macrofitte. Questi giudizi hanno una rappresentazione cartografica. Qui nella figura voi vedete appunto un po' il risultato di quelli che sono gli studi condotti da ARPA. E per quanto riguarda in particolare il fiume Isonzo, noi abbiamo, cioè sono state analizzate da ARPA e noi abbiamo dato la consulenza per quanto riguarda le comunità ittiche, sono state analizzate appunto vengono analizzate periodicamente 5 stazioni. A Gorizia, Valle del Ponte del Torione, poi abbiamo una stazione che è collocata a Sagrado, una stazione a valle del depuratore di Gradisca e poi ancora scendendo fino ad arrivare a San Canziano. Qual è il giudizio? Beh, partiamo da un giudizio come vedete rappresentato dal colore verde, un giudizio buono, e poi ci alterniamo ad un giudizio invece sufficiente. Vi ricordo una cosa molto interessante di questa direttiva. La direttiva non soltanto obbliga gli stati membri a fare questa valutazione, che sarebbe una valutazione utile però, se vogliamo, fine a se stessa. In realtà la direttiva europea obbliga gli stati membri a effettuare dei progetti di riqualificazione dei corsi d'acqua i quali si trovino in uno stato ecologico che risulti essere inferiore a quello buono. Quindi da sufficiente a cattivo è necessario prendere in esame quali sono le cause che hanno determinato questo stato e porvi il rimedio. Anzi, vi dirò di più che in realtà il rimedio noi avremmo già dovuto porlo, la riqualificazione farla, entro il 2015. Però anche qui chiaramente siamo ancora dietro a campionare, quindi è stata ovviamente chiesta una proroga. Quindi praticamente alcune stazioni dell'Isonzo dovrebbero essere già oggetto di esame per una loro riqualificazione. Queste osservazioni voi le trovate in rete e trovate per ciascuna stazione chiaramente una scheda. E quello che è interessante, che mi fa poi da collegamento a quanto dirò poi in seguito, è che gli stessi tecnici dell'ARPA sottolineano, laddove il giudizio è sceso a sufficiente, che questa situazione potrebbe essere notevolmente migliorata in condizioni di una portata del corso d'acqua più prossima alla naturalità. Cioè le captazioni e questi sbalzi di portata che il fiume ha e che noi vediamo semplicemente anche, cioè io vedo quasi quotidianamente quando prendo l'autostrada, no? Cioè alternanza tra fasi di asciutta e condizioni invece di portata rilevante nell'arco di una giornata, ecco, queste hanno, come dirò poi in seguito, degli effetti deleteri non soltanto ovviamente sull'ecosistema, ma proprio anche sulla capacità che ha il corso d'acqua di compiere una funzione fondamentale alla propria sopravvivenza, che è il processo di autodepurazione. Cioè il fiume non riesce a autodepurarsi adeguatamente se la sua portata non è una portata vicina a quella che è la portata che il fiume dovrebbe avere in condizioni naturali. Più ci allontaniamo, più perde questa capacità, che avviene con tutta una serie di processi, diluizione, assimilazione vegetale, trasformazione da parte dei microrganismi, ecco, perde praticamente questa capacità. Quindi il fiume è un ambiente che diviene più vulnerabile.
All'interno di questa situazione, io l'ho riportato la volta scorsa, però merita sicuramente citare la presenza di alcune specie ittiche. Beh, innanzitutto diciamo che il fiume Isonzo è un fiume estremamente interessante per quanto riguarda le comunità ittiche, lo sanno bene anche molti pescatori e gestori, diciamo, delle acque dell'Isonzo che sono qui presenti, di cui tra l'altro riporterò anche alcuni dati che mi hanno fornito. E ha delle comunità estremamente interessanti che sono caratteristiche un po' del distretto padano-veneto, con però alcune, diciamo, specie che hanno una notevole importanza da un punto di vista conservazionistico. Tra queste è una specie che non fa parte dei pesci ossei, ma dei ciclostomi, che è la lampreda, forse qualcuno l'avrà sentita, una specie che ha ridotto, diciamo, fortemente le proprie popolazioni, un po' in tutta Italia, e che proprio per tale motivo è inserita sia nel red list, cioè questo elenco di specie minacciate di estinzione, quindi come specie in pericolo, sia nelle varie direttive europee e anche nella Convenzione di Berna. Per passare proprio ai pesci ossei, poi abbiamo gli storioni che appunto sono, io studio i pesci quindi sono un po' di parte, però secondo me sono degli animali estremamente affascinanti, anche questi progressivamente scomparsi dalle nostre acque, e diciamo scomparsi sia un po' per l'attività di pesca, sia però anche molto in collegamento con la trasformazione dei nostri corsi d'acqua. In particolare si tratta di specie che sono migratrici anadrome, cioè cosa vuol dire? Che compiono praticamente le migrazioni, gli spostamenti che compie il salmone, no? Cioè dal mare si spostano praticamente i corsi d'acqua. Quindi variazioni di portata, presenza di sbarramenti sempre più frequenti sui nostri fiumi, assolutamente non dotati di scale di risalita, un'altra cosa che penso verrà anche portata all'attenzione appunto dal presidente del CIRF, perché i passaggi per pesci sono purtroppo una grave lacuna sul territorio nazionale. Sì, tutti questi fattori hanno sicuramente portato alla scomparsa di queste specie, di cui peraltro una anche endemica, la Cipens arnacari, del bacino del Mar Adriatico. E qui abbiamo proprio un esemplare che è stato segnalato nel fiume Isonzo, a testimonianza che, in prossimità della foce, testimonianza proprio che non è scomparso, ma che queste specie così preziose sono ancora presenti e dobbiamo fare di tutto per conservarle. Accanto a questa, una specie che per lungo tempo non è entrata nelle red list, quindi era ritenuta presente sul territorio nazionale con popolazioni abbondanti, o comunque adeguate, in realtà è stata poi negli ultimi anni frettolosamente inserita, anzi come specie in pericolo critico, e questa è l'anguilla che compie esattamente il meccanismo di migrazione contrario al storione, quindi va in mare per riprodursi, e in più, come probabilmente qualcuno di voi saprà, l'anguilla europea, come si vede appunto in questa figura, compie un lungo percorso, perché non è che si accontenta del primo ambiente marino che trova, ma depone praticamente i gameti, quindi uova e spermi, esclusivamente nel Mar dei Sargassi. Ad oggi non sono state individuate altre aree di riproduzione. E non è un caso in realtà che tra le specie, diciamo, vulnerabili entrino questi grandi migratori, perché queste in realtà sono proprio le specie che di solito per prime risentono delle alterazioni, e sono quelle che tra l'altro è più difficile difendere, perché difenderle significa proteggere un areale di distribuzione estremamente ampio, con problematiche
diciamo diverse, e quindi chiaramente sono gioco forza le specie che prime possono entrare proprio in queste liste e che possono quindi andare incontro ad estinzione. Accanto a queste poi abbiamo specie che probabilmente sono più note, tra queste la trota marmorata, che è un endemismo padano-veneto, anche questa entra in direttiva, è una specie che progressivamente ha ridotto il proprio areale di distribuzione, così come un'altra specie che è il temolo, che è pure presente nel nostro fiume. Io qui ho riportato alcuni dati che riguardano appunto la gestione, le emissioni, i risultati, però al di là di questi dati voglio dire che l'isonzo, proprio grazie a una corretta gestione, alla sensibilità di un gruppo di persone che tra l'altro sono qui presenti, quindi può sembrare un po' così che lo faccio, in realtà questa era la presentazione che avevo già fatto a Begliano, per cui mantengo la mia posizione e ringrazio, hanno saputo sorvegliare su queste popolazioni, e queste, in particolare la marmorata, contrariamente ad altri corsi d'acqua della regione, nel fiume Isonzo è in ripresa, cioè una popolazione che sta riprendendo il proprio areale di distribuzione. Nonostante ciò, quindi abbiamo da un punto di vista naturalistico tanti aspetti che ci portano a difendere questo corso d'acqua, il quale tuttavia ha problemi che sono legati a scarichi, sono legati anche a zone vulnerabili da un punto di vista appunto dell'utilizzo ad aree agricole, vado veloce, e quindi conseguentemente sversamento di nutrienti, qui abbiamo indicazioni dell'azoto, qui abbiamo un'altra cartina che riguarda appunto il fosforo, ma soprattutto io mi voglio soffermare sulle problematiche di cui tratterà poi anche il dottor Ballerini dopo di me, delle captazioni idroelettriche, no? Abbiamo detto che ci sono tante di queste prese. E quali sono gli effetti? Beh, gli effetti sono assolutamente, diciamo, negativi, e un po' ci devono far riflettere sul fatto che molto spesso l'idroelettrico viene considerato una forma di produzione di energia pulita, anzi è considerata una forma di energia pulita. Beh, questo non è proprio vero, soprattutto quando non è vero, quando chiaramente a valle di queste grosse prese vengono condotti dei rilasci che sono assolutamente inadeguati, non soltanto in quantità, no? Noi qui in regione abbiamo un fiume, il Tagliamento, che è il principale fiume regionale, il quale per tutta la sua parte, diciamo, a monte è interessato da questi prelievi. Se voi andate a fare un giro lì dove ci sono queste prese, vedete a valle delle prese stesse ancora adesso, nonostante tutte le leggi sul minimo deflusso vetale, trovate ancora adesso degli alvei a valle completamente in asciutta. Questo praticamente che cosa produce? Praticamente toglie la spina al fiume, no? Cioè, abbiamo detto che il fiume deve essere considerato come un continuo trasporto di informazioni, se vogliamo, è un continuo trasferimento di energia dal territorio al fiume, ma da monte a valle. Se noi blocchiamo il corso d'acqua, lo interrompiamo anche per pochi chilometri, noi praticamente snaturiamo il corso d'acqua, interrompiamo le comunicazioni che sono fondamentali alla sua sopravvivenza, no? Si parla di continuum fluviale, no? In questo caso nell'Isonzo non avviene, però che cosa avviene? Avvengono degli sbalzi di portata, io qui ho portato dei dati del 2006, ma non perché la situazione sia cambiata adesso assolutamente, ma perché in internet non li ho più trovati a disposizione, che vi fanno capire bene come in realtà al variare della necessità
della di produrre energia, il fiume subisca degli sbalzi di portata, no? Cioè abbiamo quindi un fiume con una portata limitatissima nelle prime ore della mattina, che nell'arco di una giornata viene praticamente ad avere una portata di 4 volte tanto. Quali sono gli effetti? Non è una situazione ovviamente, ma questo non è un bene. Comunque non è una situazione che riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, è estremamente diffusa dappertutto. Tutte le regioni purtroppo ricevono richieste di nuove centraline sui corsi d'acqua. E ci si sente dire, ma sì, d'accordo, però se noi guardiamo il fiume in estate, lo guardiamo in autunno, in primavera, vediamo che la portata varia, no? Cioè, le comunità si adattano pure alla siccità estiva o invernale e all'elevata invece portata autunnale. In realtà è il tempo che è molto diverso, no? Cioè, qui abbiamo nel giro di un'ora un cambio di portata di 4 volte tanto. Quando avviene ovviamente una siccità estiva, questa si manifesta in tempi molto più lunghi, che chiaramente hanno tempo di essere percepiti e, diciamo, ai quali le comunità hanno anche tempo di rispondere in maniera diversa. Quindi praticamente queste variazioni di portata sostanzialmente hanno diversi effetti. Tornando ai miei pesci, gli effetti peggiori quali sono? Beh, innanzitutto questi sbalzi di portata hanno degli effetti disastrosi sulla deposizione delle uova, sulla frega, perché chiaramente queste vengono lasciate per un periodo in asciutta e dopo si ha chiaramente questa grande portata e il dilavamento verso valle delle uova. Quindi anche l'innesco di meccanismi poi di predazione successivi, perché le uova vengono chiaramente disperse nell'acqua. Ma poi anche da un punto di vista trofico, perché queste variazioni di portata fanno morire quei famosi macroinvertebrati, cioè quelle larve di insetti che abbiamo visto una foto prima, che sono il cibo praticamente fondamentale di quasi tutte le popolazioni ittiche, di tutte le specie ittiche. Quindi una ripercussione importante a carico di queste comunità, ma non solo, anche una ripercussione sul fiume, perché viene chiaramente tra l'altro a variare ad esempio il trasporto, il processo di sedimentazione del corpo solido, cioè della materia inorganica, che il fiume naturalmente trascina da monte a valle. A questo poi si aggiungono chiaramente le problematiche legate all'introduzione di specie esotiche. Io la faccio sempre presente questa problematica perché diciamo che una strategia per combattere gli effetti negativi di questa introduzione è proprio l'informazione. E qui purtroppo, se è vero che il fiume Isonzo ha tante specie caratteristiche, è vero anche che ha numerosissime specie alloctone che entrano in competizione con quelle autoctone per il cibo, per lo spazio. Quindi ho concluso, vi ringrazio, grazie per l'invito. Bene, grazie per l'interessantissima relazione. Visto che siamo in super orario, proponiamo una piccola pausa di 5 minuti circa. Bene, grazie. Bene, se volete accomodarvi per cortesia. Dunque, riprendiamo appunto con il nostro convegno. Abbiamo già parlato in parte di idroelettrico. Andiamo a concentrarci in questo momento, concentrare l'attenzione in particolar modo appunto su quelle che sono le caratteristiche fondamentali del fiume Isonzo e in particolare dell'impatto delle centrali idroelettriche, in particolar modo quelle slovene. Ce ne parla appunto il dottor Daniel Rajek, che è ricercatore presso l'Istituto Nazionale Sloveno per la Conservazione della Natura. L'intervento verrà tradotto
al volo. Grazie. Buonasera a tutti. Na hitro se bomo sprehodili po najlepši reki na svetu in si za konec ogledali še vplive hidroelettrarne na reko. Vi parlerò in breve del fiume più bello del mondo e poi parleremo anche dell'impatto che hanno gli impianti elettrici sul fiume. V slovenščini ima ime Soča 8 pomenov. In sloveno il nome Soča ha 8 significati. Soča je in vse reke so v slovenščini ženskega spola, medtem ko v italijanščini so reke moškega spola. Le bistvena razlika. Sì, allora il fiume in sloveno è in genere femminile e in italiano invece in genere maschile. Prvi pomen je reka sama. Il primo significato è il fiume in sé. Drugi pomen je dolina med tema rdečima črtama. Il secondo è la valle, lì dove vedete i punti rossi, le linee rosse. Tretji pomen je naselje Soča. Il terzo è il nome del paese Soča. Četrto je planina Soča. Quarto è la montagna Soča. Peto, žensko ime. Quinto il nome femminile Soča. 12 v Sloveniji. 12. 12. Potem je šesti pomen je Soča ime ali imena podjetij pravnih. Aha, Soča come anche il nome di vari enti e associazioni. Živalsko ime Soča. Settimo anche il nome animale. In osmo rastlinsko ime, recimo bresko. E l'ottavo il nome di varie piante, come anche la pesca. No, zdaj pa imamo pa sami reki. Adesso parleremo del fiume e del bacino. Če si tu pogledamo rečno mrežo. Se qui vediamo il bacino idrografico, scusate, sì. Vediamo da ta redka, ne, ta mreža je redka zaradi vpliva kraškega ozemlja. Vediamo che diciamo la rete non è spessa a causa di alla terra il Carsica. Soča ima tri povirne krake. Soča ha tre sorgenti. Prvo je tu na planini Zapotok, kjer reka izvira z imenom Potok. Il primo è dove la prima sorgente che si chiama Potok. La sorgente, scusate. Drugo è Koritnica. Secondo è Koritnica. E terzo è Učje. E terzo Učje. Učje. V prvem delu na razdalji 40 km do Sotoče s Tolminko in Tolminka sama je reka razglašena za naravni spomenik. Aha, diciamo la prima parte che è lunga 40 km dove diciamo Soča entra l'altro fiume che si chiama Tolminka e diciamo come un monumento culturale. Zelo pogosto me sprašujejo barvi vode. Spesso mi chiedono del colore del fiume. Znanost barve vode še ni razložila. La scienza non ha ancora spiegato il colore. Če zajamemo rečno vodo v kozarc, je v kozarcu enaka vsaki drugi vodi. Se per esempio prendiamo l'acqua, se mettiamo l'acqua dell'Isonzo in un bicchiere, è uguale, insomma, come l'acqua normale, non c'è nessuna differenza.
strugi, pa se prelivajo te sinje modrine, turchizni, zeleni odtenki. Invece nel corso dell'acqua si vedono questi vari colori, smeraldo, blu. No, za to je vzrok. Pestra sestava, porečja, geološka sestava. Diciamo una delle ragioni anche diciamo la parte geologica, no? Del fiume. Različni vodni pojavi. Vari fenomeni, sì, dell'acqua, acquatici. Mešanje vode in zraka. Il mischio dell'acqua e dell'aria. Potem pa lomljenje, zrcaljenje in odsevanje sončne svetlobe. Qui riguarda, diciamo, la luce, quando si rifletto, e anche non so dire, insomma, riguardo la luce del sole, e l'effetto che riflette sull'acqua, no? Potem pa kadar je pa mlečne barve, je pa to zaradi zdrobljenega dolomitnega prahu, ki je razpršeno vodi. Quando invece, diciamo, l'acqua ha il colore del latte, quindi più bianco, è perché c'è la presenza della polvere di dolomiti nell'acqua. No, to je Bavški Grintovec in tu gor je povirje. Questo si chiama Bavški Grintovec, questa montagna. In tu je povirje, na planini Zapotok. E qui c'è uno dei affluenti, mi sa, che si chiama Zapotok. No, in tu je sam izvir. E questo invece è proprio la sorgente dell'Isonzo. Bližno 1300 metri. Ad altezza 1300 metri. In potem pade takoj v najvišjem slapu v Triglavskem parku, visok je 73 metri. Questa caduta, una delle prime, che è alta, 73 metri. Potem ponikne in postane suh potok. Poi l'acqua sparisce e qui, vedete, sì, diventa una torrente. In po hudem deževju se struga v 3/4 ure napolni z vodo. E quando ci sono, per esempio, cade tanta pioggia, diventa così, c'è molta molta acqua dopo. No, to je pa vhod v brezno, izvira Soče. Qui, diciamo, è l'entrata nello strapiombo, no? Dove c'è del pozzo dell'Isonzo. Tok Soče, to ni sam izvir. Questo è uno degli affluenti dell'Isonzo, non è la sorgente. No, in jeseni ma ta pritok ogromno vode. Diciamo, durante l'autunno, questa parte qua ha tanta acqua. Poleti presa. Invece, come vedete, d'estate non c'è quasi niente. Redno così. Tudi così. Anche durante l'inverno. No, sama struga Soče že nad tem izvirom, pa iz tega suga dela se napolni z vodo z bokov in iz dna struge. Diciamo che il corso dell'acqua, qui l'acqua si accumula, questa cosa. Dal fondo e anche delle parti, delle sponde. Così è l'Isonzo quando c'è un grande accumulo di acqua. E qui c'è uno dei affluenti che si chiama la sorgente dell'Isonzo. Dopo a 30 sparisce di nuovo. In teče seveda
teče stalno, ampak skozi prot, ne na površje. Diciamo che naturalmente in fiume c'è cioè sempre il suo corso, però è sott'acqua, sotto, no? Non si vede. No, in tukaj je prehod in pogled na prehodu iz doline Trente v dolino Sočo. Qui diciamo prehod iz doline Trente. Aha, qui Sočo viene dalla valle di Trenta alla valle di Sonzo. No, tu pogled na velika korita in tu Bavški Grintovci v zadju in zgleda kot da bi reka izvirala iz te gore, v resnici pa preteče že 23 km. Questa parte che vedete si chiama Velika Korita, invece la montagna all'alto si chiama Bavški Grintovci e sembra come se la sorgente dell'acqua fosse lì sopra, invece il corso che vedete qua è già lungo 23 km. No, in tukaj se reka zopet stisne, tako osko strugo. Qua il fiume si stringe di nuovo. Proprio vicino a Bovec. Tu è struga široca samo meter in pol. Qui diciamo il corso è largo soltanto un metro. Potem na drugi strani prihaja koritnica, spet skozi tak ozek prehod skozi korito. Qui invece dall'altra parte viene koritnica. Chiama Koritnica. In potem nastane taka reka, che è široca tu 600 metri. E poi qua vedete il fiume che è largo 600 metri. Zimski pogled, Triglavo mozadio. Questa è la veduta invernale, dove c'è il Triglav dietro. No, in to je tretji povirni krak, reka Učja. Questo è il terzo affluente, il fiume si Uče. No, to je eden, oziroma tle so trije najlepši tolmuni na Soči, imenuje se pa ta predel Tom. Tolmuni, ne vem kako so. Questa parte del fiume si chiama Tolmona. Otona, pardon. Otona. S temi velikimi vodnimi. Con queste grandi superfici. Potem je en zimski pogled na Slap Kozjak. Questo diciamo una veduta invernale su Slap Kozjak. Tak pogled je zelo redek, ker morajo biti zime zelo hude, da ta voda tako zmrzne. Diciamo questa è una veduta abbastanza rara, perché deve far veramente freddo che l'acqua in realtà gela in questo modo. Tu è slap, che è smrzne, ma pod slapom teče voda, potom. Sotto il corso, insomma, c'è l'acqua che si vede comunque. No, potem je tole že Tolminka. Questo è già il fiume Tolminka. In Sotoče, kako sta te dve reki različni, Soča tu precej kalna, večja in Tolminka taka zelena in se ta voda se ne zmeša hitro. Tle se naredi ogromen vrtinc. Quello che vedete lì dove si incontrano il fiume Soča e il torrente Tolminka, ma diciamo che le acque non si mescolano. Zdaj pa smo že v predalpskem svetu. Qui siamo già nella zona vicino alle Alpi. Ja, in Kras. E del Carso. No, in to je divje jezero. Diciamo, qui c'è un lago. Divje jezero, no, selvaggio. Najkrajša reka v Sloveniji, ki se imenuje Jezernica.
è il fiume più corto in Slovenia, che si chiama Jesernica. È lungo 50 metri. Qui viene anche il torrente Idrica. È interessante che, per esempio, durante l'estate questa parte qua, l'acqua sparisce in questa zona qua. Invece, quando c'è tanta pioggia, poi l'acqua qui si alza e cade poi nel, di nuovo entra in questa, in questo lago. Questa sorgente si chiama Stavela. Estavela. Questa è un'altra veduta del torrente Idrica, che è un tipico torrente delle Alpi, con il suo colore molto, molto verde. In questa zona qua invece si incontrano Socia e Idrica vicino a Mosna Soči. Questa foto è stata scattata nel 2000, quando quando prendevano la ghiaia del lago, e così da lì vedete questo color bianco. Idrica invece è pulita, verde. E lì vicino, fino a dove vedete, questi due corsi d'acqua non si sono mai incontrati in realtà. Qui c'è un'altra particolarità dell'Isonzo, che c'è la confluenza di un altro di un altro torrente. Però il suo corso è proprio verso l'Isonzo. E questo per le particolarità che ha il Carso. Se no porta tutti questi affluenti con il corso che va giù. La torrente si chiama Vogršček. A metà strada fino a fino all'impianto idroelettrico Doblar. Qui un'interessante foto del ponte a Plave. Dove, quando l'acqua era molto alta, ha portato lì dove vedete addirittura un albero
che adesso non c'è più? E questo proprio per l'impatto che ha l'impianto idroelettrico sul fiume. E adesso alzeranno il ponte per un metro. Qui possiamo vedere l'Isonzo vicino ai due, insomma, ai due ponti vicino al Solcano. Era, diciamo, più alto, l'acqua era più alta negli ultimi 100 anni. Questo era il 12 novembre 2012. Il corso dell'acqua era 2400 metri cubi per secondo. E quando ha 500 metri cubi, allora vedete gli sportivi nell'acqua come nella foto. Come un estremo, naturalmente. Qui c'è un'altra particolarità dell'Isonzo. Una parte del bacino idrografico è sulla valle di Postojna. Qui c'è, diciamo, l'altopiano carsico il torrente Lokva vicino a questo questo palazzo Jamski Grad, che è il castello nella grotta, sparisce di sotto, come vedete qua nella foto. Esce praticamente nella sorgente del Vipacco. Invece le altre torrenti entrano nel fiume Piuka e poi nel fiume Nero. Marne. E qui c'è la sorgente Hubel, vicino a Idusina, sì. Anche il Vipacco, naturalmente è un fiume della valle che ha il suo colore tipico verde. Poi abbiamo un'altra sorgente proprio qui nelle vicinanze, l'Iac, Potok Liak. Qui c'è poi un altro fiume vicino alla frontiera che si chiama Natisona. Un fiume bellissimo. Che anche quello sparisce poi a un certo punto. Adesso vedremo quattro impianti idroelettrici lungo il fiume di Sonzo. Il primo è Doblar. Del 1939.
che ha la potenza di 30 megawatt. Nel 2002 hanno costruito un altro impianto idroelettrico con la potenza di 40 megawatt. No, in takole zgleda ta del Soče, pač zaradi tega jezu je močno degradiran. E per questo, come vedete già dalla foto, anche insomma c'è la degradazione del fiume. No, potem si pogledamo še strojnico, ki je pa na drugem strani. Qui invece dall'altra parte c'è il generatore. No, potem je najnovejša črpalna hidroelektrarna Avče. Poi invece c'è il nuovo impianto idroelettrico Avče. Kjer črpajo vodo iz Soče 600 metrov visoko na kavnat kanalu in potem spuščajo nazaj. Dove prendono l'acqua dall'alto, sì. Strani, che poi scende con la potenza di 185 megawatt. Zaradi tega lahko ta elektrarna dela največ 10 ur na dan. E proprio per questo, diciamo, l'attività dell'impianto è soltanto per 10 ore al giorno. Invece 20 ore prende l'acqua dal fiume. No, potem je to ta tretja hidroelettrana Plave. Questo invece è pas leta 1940. Questo invece è il terzo impianto idroelettrico a Plave del 1940. Con la potenza 15 megawatt. In potem nova. E invece il nuovo con 20, la potenza di 20 megawatt. No, in tretja, no, četrta, zadnja, tik pred mejo. E l'ultima invece proprio vicino al confine. Ima moč 32 megawatt. La potenza di 32 megawatt. No, tako da v bistvu velik del struge Soče je močno spremenjen in degradiran z razmeroma majhno moč. Quindi proprio per questo, diciamo, il corso, no, dell'acqua è abbastanza degradato con non neanche tanta potenza, diciamo. No, zdaj se osredotočimo še na te vplive hidroelektrarne na reko in okolje. Qui invece vedremo gli impatti che ha questo impianto, no, sul fiume. Anche le vicinanze del fiume. Prvo, gre za uničenje struge ob jezu in strojnici. La prima sono gli effetti devastanti della sponda dell'alveo vicino alla diga e del generatore. Potem, je nihanje gladine jezerske. L'altro invece è l'alterazione dell'acqua del bacino di rifasamento. Potem je zalitje struge in zastajanje plavin in na plavin in plavje v jezero. Poi l'altro è l'accumulo dell'acqua sull'asta fluviale e di varie piante nella diga, vicino alla diga. S prodom in drevjem, listjem in tem stvarem. Dove ci sono, insomma, varie foglie, la ghiaia. E sì, soprattutto la ghiaia. E anche, diciamo, ci sono pure gli alberi, le parti degli alberi e altre, diciamo, materie organiche. E questo provoca la degradazione? Magnitia, no. No, quando sta metano. Sì, per questo
Questa è la ragione che poi si crea il metano. Che poté mi spareva in un chilo metana ustresa 30 kg uglicolega diossida. Ah, un chilo di metano equivale a... colco? 30. A 30 chili di... Nitride carbonica, sì. Grazie. To je veliko okoljski problem, o katerem nihče ne govori. Questo è un grande problema ambientale di cui nessuno parla. Vsi pa vidimo cvetenje jezera. Tutti invece vediamo la crescita delle alghe che c'è, che sono presenti nel fiume. Vedno poleti, zato so vsa ta jezera so popolnoma zelena. E questo succede sempre naturalmente d'estate, per quello anche quel colore verde. Potem gre za okrnen pretok med jezom in strojnico. Poi qua c'è il flusso tra la diga e il generatore, che è piccolo. No, in potem pod strojnico prihaja pa do drugih težav, do poglabljanja struge in do odnašanja bregov. Poi invece viene un altro problema, il fatto che l'acqua porta via le sponde sotto il generatore. In to je posebno v tem spodnjem teku. E questo soprattutto in izlivom v morje ta pojav zelo izrazit. Questa soprattutto della parte, diciamo, tra la frontiera e lì dove, diciamo, il fiume entra nel mare. Potem so poplave zaradi dviga gladine vode pred jezovi. E poi ci sono anche tante alluvioni. E naturalmente il rialzo dell'acqua davanti alle dighe. E proprio nel 2012, dove avete visto anche quella foto, sì, c'erano tante alluvioni e ci sono soprattutto, diciamo, la parte più devastante era lì proprio a Canao. Che non è praticamente mai accaduto finora. No, potem je še ena težava, je hiter porast vode po odprtju zapornic. E poi c'è anche, diciamo, le acque che si alzano quando aprono le dighe. No, in seveda ne nazadnje je zelo pomemben to, da jezovi preprečujejo in ovirajo selitev rib in drugih vodnih bitij. E poi anche l'ultima cosa che è anche importante, che queste dighe in un certo senso l'impatto che hanno soprattutto sugli animali, no? Del fiume. Questo è, grazie per la vostra attenzione. Grazie per questo intervento. E passiamo la parola, come ultimo intervento di chiusura, ad Alberto Ballerini, presidente di Ambiente 2000, che ci farà invece un po' un cenno a quella che è la situazione italiana invece, e poi seguirà il dibattito.
Siccome quelli che mi hanno preceduto hanno parlato ampiamente di vari sistemi, ad esempio degli ecosistemi che hanno un certo valore per, anche per la formazione del paesaggio, eccetera, e anche per la qualità, cioè della vita sul fiume, dell'acqua del fiume, eccetera, eccetera, io dovrò cambiare un po' quello che dovevo presentare. Per il semplice motivo che anche, ad esempio, la dottoressa Pizzul ha parlato delle centraline idroelettriche e dei danni che possono fare queste centraline idroelettriche, che vengono considerate quasi normalmente come di poco valore dal punto di vista del danno che creano, perché quello che è piccolo è poco impattante. Invece le centraline idroelettriche sono molto impattanti, anche perché il consumo di queste, cioè la richiesta di queste centraline idroelettriche piccole, inferiori a un megawatt, è aumentata in Italia in una maniera esponenziale. E cioè è una confortante la notizia, sempre che la dottoressa Pizzula ha detto, che molti ingegneri idraulici si stanno riconvertendo verso un approccio più naturale per quanto riguarda il problema dell'energia e delle centrali idroelettriche, ma soprattutto delle centraline idroelettriche. Di questo ne dobbiamo parlare per il semplice motivo che qua a Gorizia, mi sentite a proposito, io parlo distante dal microfono, qua a Gorizia è stata fatta la richiesta per 5 centraline idroelettriche. E poi la posizione di queste 5 centraline idroelettriche non è che sia distante dalla città o chissà dove, ma è proprio in una zona fra Stracis e la passerella, la traversa di Stracis e la passerella di Stracis, dove ci sono degli agriturismo che verrebbero danneggiati irrimediabilmente, cioè indipendentemente dagli ecosistemi, perché è chiaro che se questi ecosistemi di cui ha parlato il professor Altobelli non funzionano, non ci sono, l'ambiente se ne va a pallino. Se ci sono le centraline idroelettriche, anche l'ambiente se ne va a pallino, perché questi agriturismo che vivono di turismo, ovviamente, non possono lavorare. Quindi, per quanto riguarda il fatto di creare del turismo, o come dicono, cioè come è stato detto al consorzio di bonifica, al centenario del consorzio di bonifica, noi agricoltori produciamo il 12,8% del PIL della provincia di Gorizia, cioè non basta, per il semplice motivo che se a un certo momento viene alterato tutto il sistema, loro produrranno il 12,8% o il 13% del PIL se questi ecosistemi glielo permettono, se tutto il resto glielo permette, altrimenti non produrranno più niente neanche loro. Come è successo e sta succedendo, ad esempio, in molte parti della Lombardia e sta succedendo in molte parti del Texas. Diciamo, ma perché va nel Texas quando stiamo parlando di Gorizia? Per il semplice motivo che il Texas ha messo tutto a coltura di mais per creare, cioè non per il foraggio, ma per creare del bioetanolo, cioè quindi carburante. C'è quindi qualcosa di molto distante da qualcosa di ecologico, di qualcosa che migliori veramente la qualità della vita. E quindi naturalmente dobbiamo tenere presente tutte queste cose. Adesso c'è il fatto che sì, ci sia questa riconversione, che però quelli del CIRF la mettono in dubbio, perché lei ha parlato del CIRF prima. Ecco, cioè quello che ho io, perché dovevo presentare prima una cosa, poi un'altra, e viene messa molto in dubbio per il semplice motivo di sì, ci sono le direttive europee che parlano chiaro, cioè la 2000/60, eccetera, cioè parla chiaro per quanto riguarda il trattamento delle acque e anche per quanto riguarda, ad esempio, la gestione dell'isonzo transfrontaliero, eccetera, eccetera. Però una cosa è avere una legge, una cosa è che la legge venga applicata. Difatti quelli del CIF dicono sì, le leggi ci sono, ma ci sono in modo tale che a un certo momento generano molta confusione e la confusione viene accentuata dal fatto che a un certo momento
c'è questa necessità di crescita economica che a un certo momento ha bisogno di energia, ma c'è anche la necessità che a un certo momento qualcosa rimanga inalterato, perché se no da una parte creiamo e da una parte distruggiamo. Quindi adesso io presenterò qualcosa che è già stato presentato al centenario del consorzio di bonifica. Ecco qua le centraline, penso che si possano vedere tranquillamente. Qua noi siamo al ponte 9 agosto, mi sembra questo. Qua siamo invece nella zona di Stracis, quindi sono una, due, tre, quattro, adesso la quinta non mi ricordo dove sia. Comunque sono 4-5 centraline in una zona centrale di Gorizia. E quindi queste centraline non possono che creare dei danni per quanto riguarda il turismo. Se a un certo momento per la produzione possono creare qualcosa di positivo, ma bisognerebbe capire anche perché vengono create tante centraline, cioè di così bassa potenza, perché numericamente dal 2009 al 2013 le centraline, le piccole centraline idroelettriche, sono cresciute del 53%. 53% è un numero molto elevato, ma la potenza di cui è aumentata è dello 0,8%. Quindi completamente insignificante. Quindi veramente non si riesce a capire come mai di una situazione di questo genere qua. Comunque andiamo un momento avanti e vediamo. Allora, qua si dice che Salcano scarica le acque in maniera irregolare secondo i ritmi della produzione dell'energia elettrica. Si parla ancora di Osimo, cioè il trattato di Osimo è del 1975, credo ratificato nel 77. Ma ormai funziona come funziona, anzi non funziona così per inerzia, perché i 23 metri cubi al secondo che dovrebbe rilasciare, cioè d'estate non vengono mai raggiunti, e quando si tratta di irrigare il mais, che è una delle culture principali anche per la nostra regione, cioè non si arriva a irrigare tutto il mais, tanto che questo rimane mezzo secco, formando delle tossine che a un certo momento non possono essere utilizzate per uso alimentare, e quindi devono essere utilizzate per altre cose, ad esempio uso nelle centraline a biomasse. Cioè, ho fatto questo intervento perché tutte sono collegate una all'altra, cioè c'è il problema della centrale di Salcano che deriva da Osimo, che a un certo momento dovrebbe dare acqua sufficiente sia per l'uso idroelettrico che per l'uso irriguo, ma non la dà, e quindi a un certo momento ci sono problemi su problemi, perché in questi ultimi due anni non ci sono stati dei problemi particolari perché è piovuto a sufficienza, ma i due anni precedenti non sono riusciti praticamente ad irrigare nella giusta maniera il mais, quindi a un certo momento si crea un problema che effettivamente per gli agricoltori è grave. Noi diciamo, ma se voi non riuscite a coltivare un mais che è così idroesigente, ha bisogno di tanta acqua, tanto che se la portata è la portata minima che loro ci possono dare, in una giornata hanno prosciugato tutto il fiume senza lasciare acqua neanche per il deflusso minimo vitale. Quindi a un certo momento vanno ad aggiungerci le centraline, ma le centraline in una situazione di questo genere qua devono rimanere quasi a secco, per il semplice motivo che bisogna dare acqua a questo mais, e quindi abbiamo problemi su problemi che per il momento non se ne vede la soluzione, anche perché stiamo andando verso una variazione climatica che sempre più creerà problemi di acqua, anche perché la Slovenia si sta attrezzando per fare degli invasi, per fare delle altre centrali, e quindi se questa situazione non viene gestita in una maniera
transfrontaliera secondo le direttive europee, cioè cosa faremo non lo so, ma siamo ancora in alto mare per questo. Difatti il salviamo l'Isonzo, cioè è un discorso che parte dalla Slovenia e arriva fino alle Foci, ma è un discorso che a un certo momento è appena iniziato, forse cioè è l'inizio dell'inizio per poter arrivare ad una conclusione. E anche perché si fanno delle cose che sono l'una la contraddizione dell'altra. Cioè se devo fare, ho problemi di irrigazione, cioè avendo le centrali in Slovenia, avendo problemi di rilascio d'acqua che rischia di andare al di sotto del minimo vitale, a un certo momento non vado a fare altre centraline, quindi vado a creare altri problemi, eccetera, eccetera. E oltretutto andiamo anche a distruggere zone come questa. Cioè questa qua è una delle zone che vanno dal ponte del Torione fino al confine. È una delle migliori zone dal punto di vista della, non della fauna, perché di fauna credo che ce ne sia ben poca se si guarda la fauna normale, ma dal punto di vista dei boschi che ci sono e della vegetazione che c'è, al punto che quando qua al comune di Gorizia si è detto no alla joint venture con gli jugoslavi nel tempo in cui si doveva fare, cosa c'è? No, io vado indietro, cioè si doveva fare una joint venture con gli jugoslavi in cui l'Italia doveva partecipare alla costruzione della diga, alla costruzione dell'energia elettrica e anche alla costruzione della diga di laminazione, cioè risolvendo tutti questi problemi che ci sono adesso in quel tempo. Ma in una riunione al comune di Gorizia si è detto di no, cioè nessuna joint venture con i jugoslavi. A quel tempo il governo Andreotti ha deciso di farla fare in Italia, ma non secondo il trattato di Osimo, secondo una decisione del governo italiano. Però a un certo punto le rive dal confine fino a Gorizia erano già protette secondo il, adesso non mi ricordo che legge, ma comunque erano già protette perché avevano un valore ambientale eccezionale e quindi non se ne è fatto niente. Se poi è stata progettata un'altra diga, che è la diga Fiorotto, che avrebbe dovuto fare da diga di compensazione per gli idropicchi sloveni e fare una diga di laminazione, ma gli sloveni si sono rifiutati a questo punto, sì, sono gli sloveni a questo punto, perché sono passati molti anni, si sono rifiutati di accettare una proposta del genere perché il livello dell'acqua sarebbe salito troppo in alto, limitando la forza lavoro dell'acqua per far girare le turbine. E quindi oggi siamo in questa maniera. Quindi ho fatto a volo d'uccello un panorama della situazione, perché quelle delle centraline vanno a congiungersi con la faccenda dell'irrigazione, dell'uso irriguo. E qua si parla di un'unica area utile ideale per la vita e la riproduzione nel tratto italiano protetto dalla direttiva Habitat 9243 della CE, dove c'è la trota marmorata, lo scazzone, il barbatello, eccetera. Quindi questa parte qua, se si vuole avere qualcosa di paesaggistico, che abbia un valore paesaggistico e turistico, deve rimanere inalterata. Quindi in questa zona di dighe non se ne può parlare, e meno che meno anche di centraline idroelettriche. Ma io non mi fiderei tanto, visto l'escalation che c'è, almeno secondo quelli del CIRF ancora, a parte il fatto che può essere datato questo che ho visto io, ma non credo di tanto, perché si parla del 2013 dell'aumento di queste centraline. Quindi a un certo momento anche questa zona potrebbe essere soggetta
ad ulteriori richieste di centraline idroelettriche e quindi a questo punto verrebbe distrutta, per quanto ha detto già la dottoressa Pizzul, ma anche per quello che vedremo fra poco, che io ho ricavato così a spot per quanto riguarda quello che dicono questi ingegneri idraulici del CIRF. Qua parliamo di una delle conclusioni del laboratorio Isonzo, che prevedeva in questa fase conclusiva che nel breve periodo ci fosse un monitoraggio, azioni per il risparmio idrico, e quindi naturalmente una delle proposte fatte da noi, ma anche da Legambiente, è quella di cambiare coltivazione, non usare il mais, che è una pianta, cioè un idrovora, ma prendere o degli ibridi particolari o variare il terreno, cioè modificando la struttura del terreno, oppure passare ad un'altra cultura che a un certo momento non abbassasse enormemente il PIL, ma che comunque cioè consentisse l'uso irriguo con l'acqua dell'Isonzo ed eventualmente delle centraline. Per il medio periodo, stoccaggio di volumi extra alveo, cioè si pensava di prendere dell'acqua dell'Isonzo, fare dei bacini al di fuori dell'alveo, magari extra golena, al di fuori della golena che contiene l'alveo, in modo tale da utilizzarla nel momento in cui si arrivasse a questo periodo di siccità e senza andare a costruire delle dighe fortemente impattanti dal punto di vista ambientalistico, paesaggistico, ma anche impattanti per l'essere una diga che a un certo momento rilascia dell'acqua in una maniera veramente eccessiva e che anche interrompe il corso del fiume, perché la diga Fiorotto andava dal Ponte del Torione, quelli che sono di Gorizia conoscono bene la situazione perché Ponte del Torione sanno dov'è, e andava praticamente fino a Saccano. Quindi c'era un pezzo di fiume che veniva tolto completamente per dare la possibilità di avere un flusso regolare di 23 metri cubi al secondo. Quindi adesso io passerei all'altra parte per far vedere rapidamente cioè che cosa succede. Vediamo. L'energia verde che fa male ai fiumi. Cioè il titolo è già molto significativo. Cioè l'energia verde che fa male ai fiumi. Come? Un'energia verde fa male ai fiumi? In che senso? Beh, proviamo ad andare a vedere. Qua ci sono dei colori che io li ho fatti per dare una differenziazione agli argomenti e forse qualcuno li vedrà un po' male. Comunque il numero di domande per la realizzazione di nuove derivazioni è cresciuto in maniera esponenziale. Migliaia di richieste sono in fase di valutazione e migliaia di corsi d'acqua potrebbero essere a breve derivati. Quindi non si parla di cose piccole. Cioè il nuovo periodo per l'idroelettrico, la pianificazione relativa ai corsi d'acqua, problemi connessi ai gravi ritardi dell'implementazione della direttiva 2028 della Comunità Europea, che naturalmente prevede una crescita con delle energie verdi e quindi conseguente rischio di procedimenti di inflazione, lo lasciamo stare. Ma comunque c'è una sovrapposizione fra l'esigenza di incrementare la produzione di energie rinnovabili, cioè queste energie verdi, e gli obiettivi della direttiva, che è quella di tradurre in pratica gli obblighi di classificazione, tutele e miglioramento della direttiva quadro acque. Quindi questa è una bella sovrapposizione e assurdità, perché sono due cose che cozzano l'uno contro l'altra. E quindi da questo si sono creati molti conflitti contraddittori. C'è chi vuole avere questa energia verde, chi vuole avere una crescita economica fuori da ogni controllo, e quindi naturalmente se non c'è una normativa o qualcosa che vada a controllare
che questa normativa venga applicata e queste leggi vengano applicate, avremo i disastri che vedremo fra poco. Quindi questa situazione sta producendo conseguenze ambientali anche gravi, delle quali non c'è ancora una sufficiente consapevolezza. Perché stasera sfido chiunque a sapermi dire quali sono i problemi di questo genere, a meno che non si tratti degli specialisti che sono qua in sala. Cioè, devo escludere la dottoressa Pizzul e il dottor Altobelli, ovviamente, perché il problema vedremo che è molto grave. C'è un'intrinseca difficoltà di conciliare obiettivi spesso contrastanti, mancanza di un quadro informativo complessivo, chiaro e condiviso. Non c'è, c'è niente. Scarsa pianificazione strategica, grave sottovalutazione dei rischi potenziali sullo stato ecologico dei fiumi. I controlli delle misure di mitigazione già imposte oggi sono insufficienti. Nonostante queste evidenti carenze relative a migliaia di impianti esistenti, a ritmo serrato, tuttora a ritmo serrato, tramite gli incentivi che creano un substrato normativo favorevole, si chiedono nuovi impianti, quasi tutti di piccola taglia, cioè quasi tutti inferiori a un megawatt, cioè quindi microcentrali. Azioni di mitigazione, perché rispetto agli impatti che creano queste centrali, ovviamente ci devono essere delle mitigazioni, cioè per evitare danni notevoli, che sono previste proprio nella normativa 2000/60. Temi chiave come la riduzione degli impianti ad alterazione idrologica. Adesso non sto a diffondermi su questa definizione, perché sennò la faccenda diventa troppo lunga e poi c'è il rischio che molte persone non lo capiscono. Ma dell'hydropicking dobbiamo parlarne, qua l'ho messo così come stava. Ma l'hydropicking che cos'è? Non è altro che quel salisendi dell'acqua che si trasforma poi, se si fa un diagramma, in una curva con alti e bassi, con picchi e valli, che a un certo momento viene prodotta dalla centrale di Salcano. Questa centrale di Salcano genera questi idropicchi, ma poi vedremo che può generare anche di termopicking, cioè una variazione di temperatura che si trasmette dalla diga di Salcano a valle nel fiume Isonzo, che anche questa, di cui non si parla quasi mai, ma anche questa ha un effetto non indifferente sulla vegetazione e sulla fauna ittica. Poi l'impatto cumulativo della presenza di molti impianti in serie. Quindi se oltre queste 5 centraline elettriche qua ne chiedessero altre 5 e poi altre 5, il che potrebbe anche avvenire, a un certo momento noi avremo un fiume frazionato in 15 parti. E il fiume muore, cioè la fauna ittica credo che morrebbe. Ma cioè, non siamo molto distanti, perché dopo vedremo come è salito questa domanda, quindi a un certo momento ci possiamo tranquillamente essere. Allora, questo qua come mai è andato su? Scusate un momento, perché ecco qua, tra 2009 e 2013 il numero di impianti di potenza inferiore a 1 megawatt è aumentato di 673 unità, da 1270 a 1943, fra il 2009 e il 2013, in 4 anni. L'incremento è stato pari al 53%, l'aumento di potenza installata invece è salito dello 0,8%. Quindi questa è una delle maggiori assurdità che si possono pensare in una situazione di questo genere. E qua
dicono questo impiego di risorse pubbliche è ragionevole, porta ad effettivi benefici ambientali? No. Oppure sta solo alimentando un grande processo speculativo? Lasciamo perdere, perché credo che tutti abbiano capito che si tratta più di un processo speculativo che di una necessità vera e propria. Qua ho messo una fotografia anche per parlare, cioè parlando di ecosistemi, eccetera, perché questo qua è un fiume da Risorgiva presente nell'area golenale di San Ganzian di Sonzo, che è stato completamente coperto, è stato tombato, quindi in barba a tutto il discorso che ha fatto il professor Altobelli. Chiaramente loro non l'ha fatto per fare un dispetto ad Altobelli, questo è chiaro, ma comunque no, cioè, rispetto a quello che ha detto, qua siamo veramente agli opposti, agli antipodi. Poi l'energia idroelettrica gode soprattutto tra i non addetti ai lavori, perché chiaramente se uno è uno specialista lo sa, anche se poi fa il lavoro, ma lo sa cosa sta facendo. Si parla di immagine di energia verde e pulita. Questi segni qua sono il fatto di un discorso che è stato interrotto, ma che prosegue in quella direzione. Cioè, vengono principalmente sottolineati i benefici ambientali di scala globale. Cioè, chiaro, la produzione di anidride carbonica di una microcentrale è molto modesta, però non è detto che di una centrale idroelettrica è molto modesta rispetto ad altre produzioni, però non è detto che sia completamente esente dalla produzione di emissioni di CO2. Le ha, e come che le ha? Poi gli effetti impattanti sopracitati, no, devo tornare un attimo indietro, cioè gli studi dimostrano che le portate minime sono molto importanti, ma ad incidere sui sistemi fluviali è l'alterazione idrologica complessiva. Cioè, passo oltre, cioè qua si parla di questo hydropeaking, ma anche questo thermopeaking, che è la variazione della temperatura portata da acqua da una certa temperatura ad un'altra temperatura, che causa una serie di impatti molto significativi. Qua alterazioni morfologiche sul corso d'acqua, incisione, restringimento, perdite di forme fluviali, alterazione della granulometria, abbassamento della falda acquifera, mancato ripascimento delle zone costiere, questo lo saltiamo. E poi per quanto riguarda gli impianti, anche gli impianti hanno la loro importanza nell'impatto nei confronti della fauna e della vegetazione. Gli impianti ad accumulo e gli impianti maggiori di quelli ad acqua fluente. Tutti quanti questi naturalmente hanno i loro guai. Ecco, qua arriviamo ad una situazione di un fiume nella zona di Belluno. C'è un piccolo fiume nella zona di Belluno che ha un effetto e un valore paesaggistico notevole, ma anche per quanto riguarda la fauna ittica sicuramente è estremamente importante. Ma guardiamo come adesso, dopo la prima derivazione, ecco com'è ridotto. Ma qua hanno già costruito nel frattempo una seconda derivazione, e quindi che non si vede, quindi non hanno perso tempo. Questa è dell'altro anno, perché sono andato a guardare cioè com'era la situazione e l'hanno costruita l'altro anno, quindi sono cose molto recenti. Se poi andiamo un po' più giù, ecco, vediamo il fiume Leguer, qua manca una E, scusate, prima della rimozione dello sbarramento. Ecco, questo qua invece ha pensato, e qua ci deve essere quella conversione degli ingegneri idraulici di cui parlava lei, e per cui a un certo momento il fiume è ridiventato quello che era una volta, cioè effettivamente molto bello.
avremmo perso una microcentrale o una centralina idroelettrica, cioè avremmo perso pochi megawatt di potenza, ma abbiamo guadagnato moltissimo dall'altra parte. Qua invece questo inizio di disastro è fatto per una captazione fatta inizialmente che ha prodotto questo disastro qua, questo disastro ulteriore. Ma non contenti di questo, hanno fatto altre quattro derivazioni. Non ho le foto di queste, ma comunque ci sono altre quattro derivazioni fatte su un unico corpo idrico. Quando uno dei risultati che ci sono è questo qua. Poi se andiamo a vedere il numero di nuovi impianti installati per anno, ecco, per fortuna il numero di impianti sta scendendo, perché nel 2013 è sceso di parecchio rispetto al 2010, però ancora non va bene, perché le domande sono in continuo aumento, e quindi a un certo momento ci ritroveremo con una crescita molto modesta rispetto a quella precedente, che però aumenterà in continuazione. La potenza aggiuntiva installata per anno, ecco, anche la potenza aggiuntiva installata per anno non è che si possa dire che abbia raggiunto dei livelli grandiosi, per cui a un certo momento abbiamo risolto tutti i problemi. La potenza è piccola rispetto ai danni provocati. Per questo il discorso andrebbe ampliato proprio per una faccenda turistica, perché nel Bellunese hanno già distrutto tutto nel Bellunese e stanno andando verso la zona di Cortina, sotto le Dolomiti, ancora con queste centraline. Cioè, dove c'è un corso d'acqua anche minimo, costruiscono una centralina. E qua a un certo punto vediamo la potenza accumulata installata, che si ripete un po' quello che abbiamo detto prima. E comunque io direi che con questo ho finito. Quindi dobbiamo, ritornando a Gorizia, quelle cinque centraline che hanno pensato di fare nella zona di Stracis, già parlano chiaro. Se a un certo momento questo risultato è nella provincia di Belluno, cioè è chiaro che lì non si può fare un disastro di quel tipo lì, perché anche ci sono delle costruzioni che sono state scalzate probabilmente dall'effetto di quest'acqua, da queste captazioni, che cosa che non potrà avvenire lì, ma potrebbe avvenire perché c'è anche una passerella, la passerella di Stracis, e c'è anche a monte, c'è anche una derivazione. Quindi non sappiamo cosa potrebbe combinare un effetto congiunto di cinque centraline, e per questo bisogna assolutamente chiedere che queste vengano eliminate dal progetto, perché non si può sostenere assolutamente che cinque centraline siano a pochissima distanza, perché quanto sarà distante la traversa dalla passerella? 500 metri più o meno, ecco, cinque centraline in 500 metri o poco più, a un certo momento, se una centralina o due centraline riescono a combinare i guai che abbiamo visto, immaginiamoci queste centraline qua concentrate in un posto molto ristretto come questo. Quindi se vogliamo sostenere il turismo, l'irrigazione, la crescita, ma parlare di crescita bisogna stare attenti, perché se parliamo di crescita dobbiamo parlare anche degli effetti secondari a questa crescita. Quindi a un certo momento sono tutte cose che vanno prese in una certa maniera, e per cui bisogna chiedere a chi di dovere che intervenga e che capisca le cose. Ma come ho detto a Begliano, anche questa sera qua di politici non ce ne sono, neanche uno. Quindi a un certo momento il discorso, io l'ho portato anche così avanti a braccio,
proprio perché, cioè, non devo fare un discorso a chi si rende responsabile o vuole rendersi responsabile di questi danni. Quindi stiamo parlando fra amici. Quindi l'importante è che ognuno di voi capisca queste cose e se ne faccia promotore, visto che i politici non ci sono, ma i politici capiscono i voti. Ecco, quindi, cioè, riporto quello che è stato detto in una mostra convegno a Begliano e lo riporto qua. Cioè, qua faccio un appello ancora ulteriore per quanto riguarda la presenza di questi politici che dovrebbero intervenire. Perché lì a Begliano poi è successo l'assurdo dell'assurdo, che chi doveva essere presente, cioè il politico quella sera per il lago di Doberdò che va in malora, è venuto tutte le sere tranne quella sera. Forse aveva paura del professor Altobelli. Va bene. Ah sì. Allora, siamo arrivati all'epilogo. In realtà vedo la consigliere regionale Del Zovo, che però è laggiù in fondo. È arrivata un po' dopo, in effetti. Vabbè, non so se ci sia qualcun altro in sala, fin laggiù non ci vedo, io fin laggiù in fondo. Grazie della presenza. Comunque, lo riporti agli altri. Ah. E lo abbiamo già fatto e lo rifaremo. Va bene. Bene, grazie. Ecco, allora, dunque, io credo che al di là insomma, gli argomenti sono anche abbastanza pesanti, se vogliamo, nel senso che potremmo stare qui a parlarne per giorni, probabilmente. Apriamo il dibattito. Sì, c'era il signore che si era già prenotato dall'inizio della conferenza. Se utilizziamo il microfono portatile, no, perché stiamo facendo siamo anche registrati, quindi sì, possiamo anche staccarlo come preferisce. Penso che sia mobile, quindi lo possiamo anche portare in giro. Grazie, buonasera. Io sono Nolli Gianfranco dell'Associazione di Marina Giulia a Monfalcone. Dunque, io ho seguito con attenzione l'esposizione dei vari relatori. Come voi desideriamo che l'Isonzo sia salvato e protetto dall'inquinamento, ma vorrei farvi osservare che come ambientalisti vi è sfuggita una cosa che riteniamo grave. Per salvare l'Isonzo dall'inquinamento fecale si è accettato, magari senza volerlo, di mettere a rischio il territorio e il Golfo di Panzano, quando vi sono altre soluzioni che vi indicherò alla fine. Forse avete accettato lo studio della dorsale destra e sinistra Isonzo, che chiamerò tubone, perché sul piano teorico sembrerebbe un progetto indistruttibile e duraturo. Ma esaminiamo sull'attenzione pratica, non è così, perché scarica i problemi dell'Isonzo a altre zone del territorio del Friuli Venezia Giulia, lasciando poi i problemi alle generazioni future. Dunque, il silenzio in merito ci ha stupiti. Infatti questo progetto non ha avuto nessun contraddittorio e non vi è stata la partecipazione dei cittadini, tranne il fatto di aver voluto il beneficio di 26 sindaci che sono soci di Irisacqua durante lo studio. Dopo aver esaminato le 1471 pagine del progetto consegnato in regione, vi faccio osservare che i depuratori di Gorizia e Gradisca
raccoglieranno i liquami dei paesi vicini ed effettueranno solo il grigliato grossolano, ma non effettueranno nessuna depurazione. Così tutto il liquame dei 26 comuni finirà nel tubone che porterà oltre 1 milione di batteri altamente inquinati lungo il percorso di 24,5 chilometri con una portata di 320 litri al secondo e quando c'è il tempo normale e di 1200 litri al secondo in tempo di pioggia, giungendo al depuratore di Staranzano e poi in mare tramite un raddoppio del tubone attuale. Una vera bomba batteriologica che viaggia sottoterra in zone ricche di falde d'acqua. È da sottolineare che si possono avere danni alle tubazioni, che sono di vetroresina, in qualsiasi punto di percorso, come pure alle vasche di depurazione già segnalato in una ispezione del 2014 nel depuratore di Staranzano. Questi inconvenienti possono essere dovuti a cedimenti del territorio per contatti di sostanze corrosive, penetrazioni di radici, terremoti, attentati e alluvioni. In questi casi, come si ferma il liquame che continua ad arrivare a monte? Questo è il punto. Perché questi signori hanno convogliato tutto in un bel tubo, no? E poi dopo dice, tanto salviamo l'Isonzo, e poi dopo fanno 24,5 chilometri per metterci dentro tutto sto bordello che va a finire a Staranzano. Ora, si dichiara che in 12 ore si può bloccare. Ah, notare che io ho letto tutte queste 1400 pagine, quindi i dati li ho presi da loro, mica li ho inventati io, e non sto facendo terrorismo per gusto di farlo, sto solo facendo delle osservazioni a quello che ho letto. Chiusa la parentesi. Si dichiara che in 12 ore si può bloccare il danno, cosa che ci risulta troppo ottimista, ma nel frattempo il liquame va nel terreno, nelle falde d'acqua o in mare. Vi sono molte altre osservazioni che abbiamo esposto nel dibattito aperto dall'Associazione Rosman e dai sottoscritti contro Iris Acqua, ma mi limito a dare tutto che tutto il sistema che raggruppa in un'unica condotta il liquame può rivalersi un terribile inquinatore, specie se si formano delle crepe che i rilevatori non riescono a individuare, perché loro hanno messo dei rilevatori ogni 3 chilometri. Se si spacca tutto, va bene, questo qua rileva che c'è una caduta di pressione, eccetera. Ma se c'è una crepa che comincia a gocciolare come il rubinetto e non si sa dov'è, perché il rilevatore non lo segnala, questo qui lentamente con gli anni va a inquinare il terreno, le falde acquifere che abbiamo. Oltretutto dicono che siamo un paese ricco di falde acquifere, come è stato segnalato anche qui. Ora, vi sono molte altre osservazioni, mi limito a dire che tutto il sistema che raggruppa in un'unica condotta il liquame può rivelarsi un terribile inquinatore, specie se si formano delle crepe che i rilevatori non riescono a individuare. Non parliamo poi del depuratore di Staranzano, che dai 40.000 abitanti effettivi riceverà 175.000 abitanti effettivi della baia di Panzano, con tutti i rischi che corre con il secondo tubo che scarica mare. In caso di guasti al depuratore di Staranzano, il liquame non depurato finirà direttamente in mare. Purtroppo il Golfo di Panzano non è considerato zona sensibile, nonostante i 10.000 bagnanti tra sabato e domenica che si mettono sulle loro spiagge. Ora, pensate che a Staranzano, quando c'è stata l'ultima pioggia violenta, no? Cos'è successo? È successo che l'acqua del depuratore non poteva uscire perché si è messa insieme la grande pioggia, la risacca del mare e il vento.
Quindi ha fatto un muro e non riuscivano più a depurare le cose, sono finite tutte allagate le cantine delle abitazioni perché si è elevato il livello d'acqua delle falde. Ora, se questo succede oggi con 40.000 abitanti, domani cosa succederà con 175.000 abitanti? Comunque, tutte queste cose noi le abbiamo dette l'altra volta e c'è anche una relazione che può essere vista. Indubbiamente gli abitanti indubbiamente gli ambientalisti hanno escluso la considerazione complessiva di disastro ambientale e la pericolosità delle falde d'acqua, oltre ai costi incalcolabili da sostenere in tali disgrazie che nessun pool assicurativo assicurerà. Questo è come le centrali nucleari. Gli assicuratori non ne vogliono sapere perché il disastro è talmente grande che anche andare solo a fare le ricerche già costa un fiume di soldi. Ora termino dicendo che invece di creare tutto questo sconquasso sul territorio e in mare, se avessimo 3 depuratori di ultima generazione che scaricano acqua potabile nell'Isonzo e in mare, in caso di inconvenienti il rischio disastro si ridurrebbe primo di un terzo rispetto alla sommatoria della portata del tubone e così si ridurrebbe anche lo scarico in mare. Ma non è tutto. Adesso ne dico una che forse non conoscete. La tecnologia messa a punto dal Politecnico di Torino nell'ambito del progetto europeo SOFCOM ha messo in atto un impianto che cerco di spiegare in due parole, perché è tutta una questione, diciamo così, di tecnica sconosciuta. È una particolare cella combustibile abbinata a un impianto di depurazione delle acque con annesso digestore dei fanghi di scarto. La fuel cell produce elettricità e libera calore, ma non lo fa bruciando il biogas. Il biogas rinnovabile viene invece sottoposto a un processo elettrochimico che alla fine emette acqua e CO2. Il calore poi viene recuperato attraverso uno scambiatore frutto delle prime fasi di trattamento dei fanghi. Insomma, in soldoni, dal depuratore si può produrre energia elettrica e scaricare acqua potabile. Cosa ne dite? Questo mare qui, no? Io l'ho scoperto recentemente, ma a Torino stanno già mettendo in piedi un depuratore con questo sistema. Ed è un sistema che l'Europa gli sta correndo dietro, perché il progetto oltretutto, pertanto per cambiare, è italiano. Quindi per una volta tanto credo che varrebbe la pena prendere in considerazione anche questo. Va bene, grazie. Dobbiamo ovviamente lasciare la parola anche ad altre persone. Va bene, sì, grazie. Molto brevemente perché... Poi non so se qualcun altro vuole intervenire. Laggiù, sì, prego, Brescia. Boh, va bene, intanto. Buonasera, io mi chiamo Emilia Comando e sono la coordinatrice del comitato Stop TTIP di Udine. E ho saputo di questo incontro attraverso alcuni ambientalisti di Fiumicello. E vorrei dirvi questo: il fiume che voi volete tutelare è un bene comune, così come l'acqua, così come l'aria, così gli elementi della natura dove noi viviamo. È un bene da tutelare e questo trattato, faccio riferimento appunto al trattato che è in corso di negoziazione da una parte tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Il negoziatore per l'Europa è la Commissione europea. Dall'altra parte abbiamo un pool di negoziatori nominati direttamente da Obama. La negoziazione in corso è contestata non solo dagli ambientalisti, ma da tutte le associazioni che vogliono tutelare i cittadini europei. Questo trattato, brevemente, e per quanto poi riguarda anche il problema della tutela del fiume,
fa cadere due pilastri importanti. Uno è il principio di precauzione. Noi in Europa, per commercializzare qualsiasi prodotto o anche per costruire qualsiasi opera pubblica di una certa importanza, dobbiamo avere la certezza che quel prodotto, quell'opera non sia nocivo, non sia dannoso alla cittadinanza, altrimenti l'opera viene bloccata a monte. Negli Stati Uniti d'America invece il controllo viene fatto a valle e solamente quando la nocività viene dimostrata da un gruppo o di consumatori o di utenti o di cittadini. La nostra legislazione, il secondo pilastro europea di tutela dei cittadini, viene abolita nell'ambito di una cooperazione normativa. Cosa vuol dire? Di fatto nella nostra legislazione passerebbe la legislazione americana, che tocca quali problemi? Il settore agroalimentare innanzitutto, parmesan finto, OGM, pesticidi, senza alcun controllo. E una sorta di deregolamentazione anche nell'ambiente, quindi pensiamo alla facilità con cui le sostanze tossiche sono presenti nel mondo americano. Ma perché? Noi non siamo anti-americani, siamo contro le multinazionali, le grandi catene che vogliono in pratica imporre i loro prodotti al mercato europeo. Cioè noi interessiamo non come cittadini ma come consumatori. Quindi al posto della tutela del diritto si stabilisce il profitto di grandi gruppi. Io sono molto contenta di essere venuta qui stasera perché mentre le persone parlavano leggevo e guardavo tanti riferimenti al TTIP e intanto il fatto che in questo trattato c'è un capitolo sullo sviluppo sostenibile, è in negoziazione ancora questo trattato, ma questo sviluppo sostenibile in questo capitolo della Commissione viene a mancare proprio qualsiasi impegno a tutelare l'ambiente in tutte le sue forme, nonostante che l'Europa abbia firmato tutti i trattati internazionali da Montreal a Kyoto e via di seguito e anche ha aderito alla convenzione sulla tutela della biodiversità, altro argomento che tocca questo vostro impegno. E non c'è quindi nessun impegno a tutelare l'ambiente, l'impegno c'è solamente a tutelare gli investitori che avrebbero via libera a realizzare i loro profitti. Come? Anche con l'apertura degli appalti pubblici, e qui era un'altra questione che veniva fuori nell'ultimo intervento, chi ci guadagna con queste speculazioni? Con questa aggressione all'ambiente. Noi abbiamo alle porte le grandi multinazionali della chimica, del petrolio, ricordiamoci che ci vogliono esportare gli idrocarburi prelevati con tecniche non si sa quanto di sicurezza in Canada dagli scisti bituminosi, quindi quello che è considerato proprio il peggior. La peggiore forma di energia, quindi questa avverrebbe in Europa. Allora, dicevo, gli interessi è chiaro quelli delle multinazionali, la mancanza di tutela di acqua, aria, terreno, acqua, ricordiamoci l'acqua, quanta importanza un fiume per una comunità, quanto importante tutelarlo, l'acqua. Parliamo di acqua potabile, abbiamo votato per un referendum, lo Stato italiano non ha varato nessuna legge in seguito ai risultati del referendum. Il trattato prevede l'apertura alle grandi catene delle multinazionali anche su tutto ciò che è bene pubblico, acqua, sanità, aria, istruzione, tutto viene messo in svendita. Ultimo punto, scusate. Una annotazione capestro terribile. Secondo questo trattato vengono
organizzati dei tribunali che non sono soggetti di diritto pubblico, ma sono dei tribunali che hanno il compito di portare in giudizio gli stati che non tutelano i loro profitti delle multinazionali. Quindi sono formati da clac di avvocati consenzienti con le multinazionali, e già adesso, siccome in alcuni trattati, anche non tra due blocchi ma bilaterali o multilaterali, c'è questa clausola, il nome, guardate, è sempre difficile parlare di questo trattato perché ci sono un sacco di sigle, comunque è ISDS, questi tribunali terribili già funzionanti, per esempio, hanno delle citazioni in corso. La Philip Morris ha citato l'Australia, l'Uruguay, chiedendo dei risarcimenti perché avevano segnato che il fumo è nocivo. La Vattenfall, società svedese energetica, ha citato la Germania per un ricorso di miliardi, perché la Germania ha fatto delle scelte verso le energie rinnovabili. Quindi in corso noi abbiamo già nei trattati bilaterali tutto questo meccanismo che fa cadere anche, capite, il valore del diritto internazionale così come l'abbiamo conquistato nella nostra cultura, nella nostra civiltà. Ecco, io guardate, vorrei dirvi questo, il nostro comitato a Udine fa parte anche Fiumicello e fanno parte anche gli ambientalisti, il WWF, Greenpeace, Legambiente, le reti dei diritti, e fa parte di questo comitato. Se voi appunto, noi abbiamo creato un account Gmail, l'account Gmail è stop, tutto minuscolo, TTIPUD@gmail. Attraverso questo account vi potete mettere in contatto con noi, perché si tratta anche in regione, secondo noi, di creare una rete tra tutte le associazioni che in qualche modo vogliono non impedire il progresso, ma dire che il progresso può avere anche dei limiti e che non ci devono essere delle aperture a chi non rispetta i diritti consolidati. Quindi vi ringrazio tanto dell'attenzione, scusate se mi sono infiltrata sui temi specifici, però capite che tutta una lotta anche su un unico argomento diventa carta straccia quando i potenti seduti a un tavolo decidono dei nostri destini. Quindi cerchiamo in pratica di costituire una rete così come stanno facendo in tutta Europa. Grazie. Grazie, scusate tanto, grazie. Mario Brescia. Se nel frattempo qualcun altro vuole intervenire. Due sensazioni molto semplici. Ecco, penso, diciamo così, una mia interpretazione, che quando si metteva in dubbio perché si fanno le centrali da un megawatt, se facciamo un parallelo con quelle che sono le centrali da biomasse, non è un megawatt, sono 999 kilowatt, perché non serve nessuna autorizzazione. Questo è il problema. Cioè, fino a un megawatt non ci sono problemi per eseguirle. Un'altra cosa, cioè io sono un termoelettrico, lavoravo in centrale termoelettrica per 30 anni, ma comunque abito a Sant'Andrea sull'Isonzo, sul quale da bambini abbiamo vissuto su questo Isonzo, e abbiamo vissuto il disastro 2003 quando, diciamo così, è stato mandato in morte completa l'Isonzo fra il ponte 9 agosto e il rientro della centrale Fantoni della Mainizza. Abbiamo preso, diciamo, dai dati che attraverso la diga di Salcano passavano 15 cubi e mezzo d'acqua, che erano quelli che secondo qualcuno dice questi sono i trattati, che sono i 12 cubi più o meno, i 3 cubi per l'irrigazione estiva, in più, ecco, che da maggio a ottobre dovrebbe essere questa la portata. Era un anno di siccità particolare, tutte le colture erano già mature, irrigazione zero. Perciò fiume morto senza flusso minimo vitale, abbiamo misurato l'acqua in scarico della centrale Fantoni,
15 cubi e mezzo che erano quelli della diga di Salcano. In quel momento, l'anno dopo, perché non si ripetesse il discorso, abbiamo fatto un incontro, chiesto di fare un incontro in prefettura, al quale è stato applicato il famoso discorso di flusso minimo vitale, perché prima non c'era. Abbiamo fatto anche qualche osservazione su questo fatto, detto guardi che il flusso minimo vitale, che erano di 3 cubi più o meno, noi non siamo in grado di valutare se è sufficiente o meno, però tenete conto che su quel tratto di fiume scarica il depuratore di Gorizia. I dati di un depuratore in scarico sono uguali di quello in un letto di un fiume? O il flusso minimo vitale deve tener conto dell'acqua che sta entrando dal depuratore, no? In studio famoso, diciamo, del bacino, studio del bacino dell'Isonzo, il primo punto che appare sopra parla di monitoraggio. Perciò abbiamo chiesto se poteva il misuratore di portata messo nel canale di accesso alla centrale di Piedimonte, poteva essere messo in rete, visto che probabilmente l'ha pagato la regione, probabilmente, non so, va da verificare. Ce l'ha assicurato 3 anni fa che stavano trattando, oggi come oggi non esiste ancora niente. Il signore parlava della, come si chiama, della irrigazione, mancanza d'acqua di irrigazione. Se voi vi tornate un po' indietro, prima della costruzione della centrale, che c'era la famosa flangia sulla Mainizza, dove al limite era un po' umida e basta, perché l'acqua non scarica, non correva nel canale di scarico dell'ultimo tratto. Lei andava d'estate sotto il ponte a Savogna, sotto il ponte dell'autostrada, dell'acqua ce n'era a bizzeffe. Durante tutte le siccità, comunque, il canale di scarico della centrale non è mai ferma. Penso che questa centrale potrebbe accontentarsi di fare 8.500 ore all'anno e fermarsi in agosto, quando serve l'acqua per l'irrigazione. Vogliamo mettere un misuratore di portata su quest'acqua dell'irrigazione, perché siamo con questa camicia di ferro che dico sempre l'irrigazione, che non è vero, probabilmente non è vero per niente, perché se prima bastava 3 cubi e mezzo, non sai che se adesso servono 20. Oltretutto, anche perché grazie al consorzio sta modificando il suo sistema di irrigazione da quello a flusso in pieno a quello in pressione, in modo da risparmiare l'acqua, diciamo così. Ecco, oggi sono in grado, diciamo così. Capiamo che effettivamente è utile la centrale al consorzio, perché lo finanzia, può fare dei lavori e può gestire l'irrigazione. Quando si facevano progetti delle centrali, parlavano sempre che la centrale a nafta aveva un certo costo, quella di carbone costava il doppio, costava uguale dell'idrica, perché nell'idrica c'è un peso enorme di quello che sono le strutture civili. Il prezzo pagato al consorzio è equo per l'impegno dei miliardi messi in gioco? Cioè, sono tutte cose che vanno verificate un pochettino. Però pensiamo che quando andiamo a protestare in Slovenia non possiamo andare con le ciacole, dobbiamo andare con qualche valore di una misura. Cioè, dopo 13 anni sto misuratore lo mettiamo o non lo mettiamo? Cosa costa sto misuratore? Facciamo una raccolta? No? Ecco, servono queste cose anche per dire vado in Slovenia, tratto, perché la Slovenia cosa ci ha risposto sempre? Noi abbiamo questo misuratore di portata, se non ci credete misuratelo. Siccome nella centrale di Piedimonte, escluse le grandi portate d'acqua, perché comunque gli impianti non si fanno per funzioni che non coprono almeno l'80%, perciò il scavalcamento della diga è molto raro, cioè deve essere portate enormi. In quel canale passa tutto quello che arriva da Salcano. Perciò siamo in grado di controllare, confermare o meno i dati che arrivano da Salcano. Però oggi come oggi non possiamo continuare ad andare in giro con convinzioni di ciacole. Vogliamo avere un dato? Misuriamo quanto passa in quel canale, che è semplicissimo come sagoma. I tubi delle pompe di oggi come oggi, i misuratori di portata non sono più invasivi, li mettono all'esterno, no? Perciò sono soluzioni facilmente ottenibili, è un documento del quale abbiamo bisogno.
E in questo momento, diciamo così, siccome è responsabile la regione, se c'è qualcuno della regione bisogna che si attivi, no? E che finalmente dia una risposta su questi particolari casi. Parte così. Qua il Poldati. Dati del Sarcano, ma noi nostri, se non li abbiamo. Se non ci sono misure di portata sul canale non possono essere dei valori dati. Così. Comunque l'importante è ottenere questi misuratori, diciamo così, in modo che voi possiate parlare con una nazione di casa. Abbiamo parlato su niente allora. No, vabbè, voleva dire che servono dati. Prego, qualcun altro, vedo che state. Prego. C'è spazio. Sì, è una domanda puntuale, ma non so se in aula ci sono persone in grado di rispondere. Io ho avuto recentemente una discussione su un social network con un ittiologo che diceva che le centraline di nuova generazione non hanno un impatto zero sul fiume. Probabilmente lui conosceva esattamente il progetto. Io ho detto, guarda, è il caso della Fantoni, però l'acqua scorre lontana, bla bla bla. Però lui diceva, queste nuove sono ininfluenti. La dottoressa Pizzul. Prego. Buonasera a tutti, mi chiamo Andrea Tomasella, volevo fare una domanda specifica al professor Altobelli. Si diceva prima che l'acqua dell'Isonzo viene portata anche a Trieste, dunque si sa in che quantità e come quest'acqua viene utilizzata e soprattutto chi ne trae beneficio? Domanda tecnica, adesso io non ho i numeri, no? Però il sistema funziona così. Allora praticamente noi abbiamo le pompe che sono situate a San Pier d'Isonzo che prelevano dalla falda sottostante. Quest'acqua viene utilizzata proveniente diciamo da varie sorgenti oltre che dall'Isonzo. Quest'acqua diciamo una parte, non so dire quanto, parliamo di acqua potabile, quindi non so se lo specifico. L'acqua potabile viene portata all'acquedotto del Randaccio, dove da lì viene mandata verso Trieste. Questo diciamo è sicuro. Insomma, adesso i numeri non so dire. Allora io intendevo, quindi l'utilizzo è esclusivamente di acqua potabile, stiamo parlando. Cioè il punto era far capire che Trieste non è al di fuori di tutto questo discorso. Però questo funziona. Adesso i numeri, c'è una ricerca slovena, ho segnalato nel mio intervento, c'è anche, si trova in rete, ecco, se si cerca il progetto Interreg GEP, viene fuori questa dispensa e i dati, e lì ci sono i dati elaborati da un
geologo, mi sembra sloveno, che dà le quantità. Comunque non è per niente, è una quantità piuttosto consistente. Cioè, io l'ho segnalata perché è stata una sorpresa anche per me, perché sinceramente non sapevo di questo collegamento, di questa portata d'acqua potabile verso Trieste. Quindi, diciamo, dal mio punto di vista sta solo a segnalare il discorso che guardate che l'Isonzo non finisce lì dove lo vediamo, ma... Il per cento? Questo non lo so. Adesso non lo so. Grazie. Direi che abbiamo fatto tardi. Ma insomma, più o meno. Se non ci sono altri interventi, io vi ringrazio ovviamente per essere stati qui oggi. Poi insomma qualcuno se ne... un bel po' se ne sono già andati e vi ricordo però appunto che proseguiremo il nostro ragionamento, no? Oggi abbiamo parlato dei problemi, il 27, prossimo venerdì, alla stessa ora, parleremo invece di ipotesi, no? Ragionamenti sul futuro del fiume, ipotesi di riqualificazione, eccetera, eccetera. Quindi grazie a tutti e ci rivediamo prossimo venerdì.